is. And it's taken us 20 years to have Roberto come to Australia. Mamma mia, tanto. Persistence. Yes. Better late than never. Yes, that's right. So, and we hope it won't be the last. So Roberto is going to start just with a bit of introduction about himself and what is Azienda Agricola Roberto Voerzio. Prima cosa, benvenuti a tutti, grazie. Grazie a Sally, grazie a loro perché ti ho organizzato tutto. E praticamente la mia è una storia molto semplice di tante famiglie che sono là nella nostra regione. Noi siamo in mezzo ai vigneti, quindi io ho avuto la fortuna di nascere alla Morra. Poteva essere Barolo, Serralunga, Cassino Falletto, Barbaresco, Treggio, Nevero, uguale. E ho avuto la fortuna di nascere lì. Mio papà, nonno, bisnonno già coltivavano la vite, no? So Roberto is saying the first and most important thing that he had the fortune to be born in La Morra. I noticed that he said he could have been born in Barbaresco and other areas. He didn't actually mention Australia. Yeah. Anche in Australia, anche in Australia, assolutamente. But you know, so he and growing grapes has been in his family, his father, his grandfather, and generations before that. Mio papà, che era nato nel 1909, aveva questa piccola azienda e in realtà imbottigliava circa 2.000, 3.000, 4.000 bottiglie di vino all'anno, che vendeva nel raggio di 50 km vicino alla Morra, no? Andava fino a Torino, 50-60 km, non di più. Diciamo che il vero sviluppo abbiamo cominciato io e mio fratello nel 70-72, quando avevamo verso i 20 anni, no? Poi io ho lavorato con la mia famiglia fino al 1985, poi, come succede in tutto il mondo, io avevo idee diverse da soprattutto a mio fratello, e quindi ho preferito fare la mia azienda, così io potevo fare quello che piaceva a me e lui quello che piaceva a lui. So Roberto's father was born in 1909 and he developed grew grapes over many years, but his production was always very limited, 2000 3000 4000 bottles per year, and all of it was sold locally. The furthest it went would be Torino, and it was really in 1970-72 that he and his brother Gianni started to bottle wine under their own label. But then in 1985, Roberto decided that he wanted to leave because he had a very different approach, particularly to his brother. And so that's when he left to create his own estate in 1986. Praticamente io, quando avevo 20 anni, avevo già nella testa di quello che avrei voluto fare nella mia vita, nella maniera in cui avrei voluto farlo e che vino volevo fare, perché quando avevo 16-17 anni avevo cominciato a bere qualche bottiglia di Barolo veramente fantastico, dei vigneti di Brunate, la Serra, Cerecchio, dei miei amici, i vigneti che mio papà non aveva, no? Allora io volevo fare quel vino lì, in quei vigneti lì, in quella zona lì. So he's saying that already when he was a very young man he knew exactly what he wanted to do with his life and what wines he wanted to make. And the first Barolos that he had that really made an impression were wines from friends of his that his father didn't actually have vineyards, and they were La Sera, Brunate and Cerecchio. E quindi, cominciando da solo, ho potuto piano piano fare quello che avevo nella testa. Praticamente io ho cominciato con circa 2,5 ettari nel 1986. 86 non abbiamo fatto il vino perché è venuta la grandine, la prima vendemmia è stata 87. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho cambiato completamente il modo di fare il vigneto nella nostra regione. Noi i vigneti storici, ce ne sono ancora tanti adesso, in un ettaro ci sono 2500-3000 piante al massimo. Io ho cominciato già da quegli anni là a rifare i vigneti con 7000-8000 piante per ettaro, molto più densità. So already from 1986, should have been the first vintage, but it hailed, so 1987 was the first vintage. But the first thing that Roberto really did, he started with 2.5 hectare that he had inherited from the family estate. But then the first thing that he did was start to replant them, because the average density in the region at the time was 2,500, 3,000 vines per hectare, and he's replanted 7,000 to 8,000 vines per hectare. Praticamente in quegli anni là la produzione media per una vite era di circa 3 kg e noi, io e mia moglie, abbiamo cominciato a produrre 1,5 kg, la metà. Poi dal 96 in poi siamo scesi su tutti i nostri vigneti
di Barolo, di Barbera Pozzo, a massimo facciamo 500 grammi di uva per pianta. So at the time the average production was around 3 kilos per plant. Already from the first vintage, Roberto was producing about the half of that, 1.5 kilo. By 1996, their regime was such that, and from then, for all their Barolo and the Barbera Pozzo, maximum is 500 grams per plant. Cominciamo subito dalla potatura. Durante l'inverno, dove lasciamo ogni pianta 5 gemme, mentre una media era di 10 gemme, anche 12. Nella tradizione, quindi partiamo subito con 5 gemme, quindi già subito in partenza. Poi facciamo la green harvest in luglio, dove ogni vite potrebbe anche avere 7-8 grappoli, addirittura 10 qualche annata molto produttiva, e noi togliamo subito il 50% dell'uva quando il grappolo è già verde formato e il colore non è ancora cambiato, quindi vuol dire che scendiamo a 4 grappoli per pianta, quindi togliamo il 50%, poi questo su tutti i vigneti, Barolo, Dolcetto, Nebbiolo Langhe, Barbera. Poi finito il primo diradamento, siamo verso il 10 agosto, 15 agosto, ricominciamo dall'inizio e secondo il vino che vogliamo fare stabiliamo la produzione, quindi nei vigneti di Barolo e di Barbera Pozzo dobbiamo avere 400-500 grammi, allora i grappoli che sono piccoli così, in maniera naturale, ok. Quando il grappolo è più grande lo tagliamo in metà o anche più alto, lo trasformiamo in un grappolino. So already from pruning, Roberto is looking to achieve lower yield. So whereas the average, particularly back then, it might have been even 10, 12, or the average around 8 buds, he would prune to 4 or 5. And then, of course, during the growing season in July, they start with the first green harvest, which lasts about a month, where they lose about half, 50% of the total yield by cutting whole bunches. And then that finishes around the 10th, 15th of August, and then he will start the second process, which is, and it's that time they decide what wine they're making and dictate the yields from there. So for Barolo Pozzo and the Barbera Pozzo, 0.5 kilo per plant. So if they're small bunches, generally they will be left. But the larger bunches will be cut, in half or sometimes even more drastically to reduce the size. So going back to the start, what influenced Roberto to do what he did, like low yields, use of small oak, etc.? That was revolutionary for that area. Where did he get his ideas from? Because it's so different to everything else traditionally done. Hai capito? Più o meno. Come mai hai deciso questa strada, specialmente sulle resi bassi? Questo perché avere una produzione veramente piccola, come facciamo noi, ci permette di vendemmiare entro la prima settimana di ottobre, ma molto spesso entro l'ultima settimana di settembre. Se noi abbiamo più produzione, dobbiamo aspettare che l'uva maturi molto più tardi. E purtroppo da noi molto spesso dall'inizio di ottobre in avanti comincia la stagione delle piogge. E quindi noi così anticipiamo la vendemmia di almeno 2 settimane, non andiamo incontro alle piogge, l'uva matura molto meglio, abbiamo sempre un'uva sana senza usare prodotti antimuffa, prodotti sistemici, e facendo una viticoltura naturale. Ha detto dove è venuta l'idea del barico? Allora, praticamente quando avevo 20 anni, 18 anni, sono andato a fare qualche visita in Borgogna con dei miei amici, dei miei colleghi, no? E poi anche a Bordeaux. E loro già avevano questo tipo di viticoltura da 150 anni. È meglio avere più piante, più viti in un ettaro con una produzione più piccola piuttosto che poche piante con una produzione più grande per pianta. L'uva matura molto meglio. È come se voi nel vostro giardino avete due piante di pesche, per esempio, no? E allora a una pianta gli fate fare 3 kg di pesca, all'altra ne fa 6 oppure 9, pochi frutti, tutta l'energia della pianta è concentrata in questi frutti, l'aroma, il gusto, la dolcezza, e quindi quando l'uva si pigia si forma questa massa, nella fermentazione si trasferisce nel vino, e questo ci permette di essere costanti. È un concetto molto semplice,
lui lo può capire. No, I'll go back to the first to one. Because well, it does by going to France, but also he said, because I have the luxury of having listened to Roberto yesterday as well, he did mention that his father already used some small oak, but that was local oak or chestnut. But, you know, two things that I'll quickly translate before you say anything. Non puoi parlare più finché non ho fatto la traduzione. He did go to Bordeaux and Burgundy with friends, so he'd seen particularly the high density planting and saw that, you know, and he made the comparison with a peach tree in your garden. You know, you let one have produced 3 kilos and the other one 6 to 9 kilos. Yes, having seen the intensity in France. Yeah, yeah. So, and also the oak form, but as I said, he mentioned yesterday that his father already used some small oak, not French, obviously. So. Allora, poi a me piace molto osservare, perché la natura ha il messaggio di tutto. Allora, quando ero piccolo, che avevo 7, 8, 10 anni, noi andavamo a vendemmiare, no? Io, mio fratello, i bambini della nostra età, no? E allora succedeva che in un'annata dove veniva la grandine, magari a maggio, giugno, molto presto, che il grappolo era piccolo, e toglieva almeno la metà del raccolto, anche di più, quell'anno lì facevamo un vino straordinario. Allora io dicevo, ma perché dobbiamo aspettare che viene la grandine? Lo dobbiamo fare noi? So he's also saying that when he was a child and, you know, came vintage time with his brother and friends and that, one of the biggest issues in Barolo, of course, and I've just realised there's something else I didn't translate before, which I'll go back to. Very often they can have hail throughout the spring and the summer. And sometimes if they have hail in May or June, they might lose 50% of their harvest. And he said he already noticed when he was very young that the quality of the fruit and the wine was much better because it was a smaller... And it really links to what I forgot to translate before, was that part of the motivation as well for keeping the yields very low is that it allows the fruit to ripen up to 2 weeks earlier than many other people's, so that and he gets a more consistent ripeness, and he also avoids the rain and potential rain and bad weather that can come in October. So he's normally finished at the latest by the first few days of October. But not the frost though necessarily. No. So he's already reduced, so you've got to counter the frost until his green harvest, so yeah. there's an issue with that, isn't there? If you've put your yields low, you mean? Yeah. Yeah, that they can be lower again. Could go yeah. lower, yes. Lei dice che il problema che se già dall'inizio è un problema che puoi anche spiegare, no? Perché sì. Già dall'inizio le resi saranno più basse, certo. Perché comunque abbiamo... dovrebbe succedere anche il la grandine. Nel gelo non c'è da noi, perché no, i vigneti sono, noi abbiamo tutti i vigneti a metà collina. Per le grandine taglia ancora a metà. Sì, il gelo non c'è proprio. Allora quindi il ragionamento che io facevo è... Se noi abbiamo 2500 piante per ettaro e facciamo 500 grammi per ogni pianta, facciamo 800 bottiglie per ettaro, è impossibile sopravvivere economicamente, no? Se noi abbiamo 8000 piante e facciamo 3200 piante per ettaro, è un'altra storia. Ora, io dopo 30 anni, in 30 anni sono riuscito a far salire i prezzi delle mie bottiglie di Barolo ad un livello che ci permette di fare un'economia buona. Ma sul dolcetto e sul nebbiolo e sulla Barbera Cerreto noi non prendiamo mai, cioè ci costa di più di quello che prendiamo nella vendita delle bottiglie. E allora con 8000 piante per ettaro il lavoro è quasi uguale, però abbiamo 3000 bottiglie a disposizione. Quindi questo è uno. Poi sempre da allora abbiamo cominciato a coltivare il vigneto senza l'utilizzo di concimi chimici, di diserbanti, di prodotti sistemici per le malattie della pianta, quello che negli ultimi anni si chiama biologico, no? Noi sono 30 anni che lavoriamo così. Quindi produrre pochi frutti, una coltivazione naturale del vigneto così... dà un equilibrio nel vigneto e crea in questi pochi frutti una ricchezza di tutte le sue componenti che poi si trasferisce nel vino. Noi facciamo
quando le annate sono calde e c'è tanto sole, facciamo anche dei vini che fanno 15 di alcol, però non senti mai l'alcol, non sono mai pesanti, danno sempre la finezza, l'eleganza e l'armonia. Roberto is saying also the other thing that's very important is that for the last 30 years, right from the beginning, he's always approached the vineyard with no chemical fertilizers or herbicides, virtually no sprays, to try, you know, obviously things that are now much more fashionable or more of a widespread, is a better word. But he's been that's been the approach. So then he, the result is the low yields, beautifully ripe, consistent fruit, and that obviously translates into the finished product, the wine, to give wonderful consistency, concentration, and quality. So what he does that for balance, yeah. So to me, it's is it would you think that's just like a human? So to me, you know, fertilizers. Or chemical fertilizers are like crack or cocaine. They're giving vines this massive hit and just go, hey, what's going on here? And then they're freaking out and having to settle down again. Whereas if you keep them balanced with a more natural and more already almost fermented kind of product going through. Well, that's certainly one of the things that's come up over the last couple of days, because people will say, you know, are you organic or biodynamic? And Roberto says, I'm not either, but I'm, because what I do is you know, the word that springs to mind for me is sustainable, because he's saying that I'm creating a very healthy environment. That, you know, you can't just have a plant that's healthy one year, you want a plant that's healthy all its life. Or, praticamente quando abbiamo fatto tutta questa parte, poi lo stesso discorso continua nella cantina, facciamo la fermentazione con i lieviti indigeni che ci sono nell'uva, e la malolattica avviene spontanea tenendo la cantina a 20 gradi, la fermentazione con i lieviti indigeni e la fermentazione malolattica naturali sono un'altra cosa che contribuisce a mantenere sempre la purezza. C'è quello che parte dall'uva, poi c'è la purezza che resta poi nel vino, no? E fa anche sì che ogni vigneto fa un vino diverso dall'altro, perché se poi noi in cantina cominciamo a fare tante pratiche enologiche, allora queste grandi differenze diventano sempre più basse e si diventa tutto uguale, no? Invece la unicità va mantenuta. So Roberto's just talking about the fact that he has really the same approach with all the wines, because what he's trying to replicate is the expression of the site and of the vintage. So they use 100% indigenous yeast, spontaneous fermentation, and also spontaneous malolactic. So they do heat the cellar until usually around Christmas time, to the malolactic goes through while the wine's in tank. To translate that purity into the wines and to make sure that he doesn't end up, because he's saying if you have too many winemaking input, too much input for in terms of winemaking, then the reflection of the vineyard is reduced. Solo più due parole, dopo assaggiamo il vino, per finire questo discorso, no? Poi quando andiamo a imbottigliare il vino dopo il periodo di invecchiamento nel legno, che magari spieghiamo dopo, non facciamo, nessun vino viene filtrato. Andiamo a imbottigliare il vino sempre mese di agosto, inizio settembre, quando c'è la luna grande così, che tende a calare, come si faceva 100 anni fa, no? Guardando la luna. So Roberto's saying he's going to finish soon so we can drink some Barolo, but no, he's going to talk about more about the oak aging in a minute perhaps, but he was just saying that it's important, what I was just saying about they heat the cellar, but then they do turn the heating off, and the wines go through the winter. In fact, in the life of a wine, they go through two cold winters because there's no filtration, everything is settled out naturally. Sì. And then the bottling is always carried out at the end of August, with a full moon that's just starting to wane. Prima dell'imbottigliamento facciamo una piccola aggiunta di solfiti, che trovate in tutti i vini, però la quantità è la metà di quello che permette la legge, perché la legge permette 150 mg. Noi imbottigliamo il vino con 70, 80, 90 mg, ma dopo un mese scende già a 50.
Quindi quando il vino lo vendiamo che ha un terzo di quello che è permesso dalla legge. E quello contribuisce anche sempre alla purezza da sentire il frutto, la finezza, l'eleganza, la differenza tra un vitigno e l'altro, tra un vigneto e l'altro, no? So he's saying that the sulfur addition is very low, particularly compared to the law. The law permits 150 milligrams per litre. So they're adding 70, 80, 90. Obviously, it changes a little, varies a little bit. And also, you know, after bottling that does come back to around 50. So it's about a third. And he believes that contributes also to the enhancement of the particular characteristics of each vineyard and the purity of the wines. So he does obviously the bottling, but when the fruit comes in, do you sulfur the fruit? You're doing Anche that? all'inizio, quando arriva la frutta in cantina, Se la mettete il facciamo, sulfur? no, facciamo la No. vinificazione con lieviti naturali senza solforosa. Poi facciamo poi delle piccole aggiunte dopo la malolattica. Prima mai. So only the first sulfur is after the malolactic, yeah. L'unica cosa negativa per fare un vino in questa maniera, come facciamo noi, è che bisogna accettare di perdere qualche volta una botte di vino perché prende dei difetti che sono naturali, non possiamo venderlo, lo dobbiamo vendere, regalare a qualche grossa azienda, no? Perché noi, ad esempio, facendo il diradamento, quando noi a metà agosto abbiamo lasciato 5 grappoli piccoli così, cadono 2 chicchi di grandine e perdiamo subito la metà del nostro raccolto, ma perdiamo la metà di 500 grammi per pianta. Vendemmio 2015 in qualche vigneto abbiamo fatto 200-300 grammi per pianta, poi ha grandinato 10 minuti. Oppure nelle fermentazioni può succedere che ci sono degli lieviti indigeni che sono naturali, ma poi lasciano degli odori che non sono gradevoli. Allora quel vino lì non lo possiamo vendere, o può restare dolce e non finire la fermentazione, quindi quel vino lì neanche non lo possiamo vendere. Se noi partiamo dal vigneto che abbiamo 10, poi alla fine di tutto in bottiglia non va più di 3, 2/3 viene lasciato per strada. So he's saying that they don't add any sulfur until after the malo, but obviously it has significant risks because there are occasions, you know, that a wine, you know, a barrel may not finish the ferment, another, you know, may have some brettanomyces or, you know, Restare con lo zucchero, con 10, 15, 20 grammi di zucchero. So in this case they never bottle those wines, they're sold off in bulk. E quindi questo va accettato e non cambiamo sistema, non è che l'anno dopo ci mettiamo a usare un protocollo e cerchiamo di. Piano in 30 anni siamo riusciti di far salire il prezzo delle bottiglie e tutti gli appassionati consumatori hanno anche capito, hanno anche visto tutto questo, però ci abbiamo messo 30 anni, non abbiamo. Non è stata, siamo, noi non siamo e siamo a metà strada di quello che vogliamo fare, quindi è ancora lungo un bel po'. Va bene, adesso che non chiacchieriamo Non per si un po', arriva. va, se volete, se vogliono servire anche gli altri Sì. vini, non so come volete, io non so, non. Yeah, okay. Well, so the first wine most of you have already tried, I think, Sì, was the sì, 2011 Nebbiolo Langhe. And there the yields are a bit high. They come from specific two vineyards, Fontanazza and San Francesco, which are in Boiolo, in Barolo. So it actually could be bottled as Barolo, but Roberto chooses to bottle as Nebbiolo Langhe. Does it say on it? Yeah. No, 12 months in oak. Yeah. A combination. Praticamente in questi vigneti potremmo fare il Barolo perché sono Sì. iscritti all'albo per fare il Barolo. Però il Barolo lo facciamo solo nei vigneti storici, quindi preferiamo fare un Langhe Nebbiolo di altissima qualità. But it's old oak. It's a combination. All of the Yep. wines are never more than 30%, but there's some small oak, some large oak. So, but never more than 30% new. Even for the Langhe. Yeah. Okay. E rovere di nuovo su Langhe. Diciamo che una piccola quantità c'è sempre, ma però non più del 10-20%. So for the Langhe, not more than 10%. Allora posso fare anch'io, se posso aiutarti a servire. Which one's Yeah, yours? Okay, il Rocche. Io faccio brunate. Okay. Posso Stanno assaggiare, aspetta. lavorando. Sì, è meglio, eh.
So guys, there's order forms underneath as well. The wines are really, really limited. The Sally's going to do another order for Christmas Sally, is that correct? So are you going to do another order with Roberto? Well, basically, the offer that I sent through the other day, some of the wines are in Australia, but some are in Italy. So So if you order today, you'll get the wines. It might be a bit of delay for you. Yeah. So Barberas are only in 1.5. There is another Barbera that we do, the Barbera Pietro, but this Barbera is only Not some of the wines are in Magnum. I'll do it. But he's asking which one. The third one? This one? No. The one on the right. It's there. See. Do you want to tip it out? Or drink it? What's the one on the left? Yeah, we'll make a judge. I'll tell us. Yeah, I'm glad it's over. It's rock there. How you taste it? No, fine. I'm primed. Just tell me that. Quando torni in Italia? Mercoledì. C'è stato Sini anche sì. Andiamo domani. Oh, sì. La sera? Primo la sera, secondo Rocca e terzo Brunetto. Sì. Qui state bene, qui avete tanto di quello spazio. È un paese bellissimo, bisogna venire qua, stare 15 giorni. Un po' tutto il mondo sta diventando caro. Però qui stare 15 giorni e girare una bella parte dell'Australia. È una natura diversa dal Piemonte. L'Italia è bellissima, però è una natura diversa. Qui c'è la natura proprio, invece da noi siamo in troppi. Siamo arrivano ancora ogni giorno. Mamma mia. E che quelli che arrivano danno dei danni, non portano. Adesso ne arrivano qua 14.000. Ormai. Ma qui siete talmente. Dimentete nel deserto lì. Da qualche parte. Non puoi continuare a espandere il paese. Hai capito? Pensa da noi, il disastro. Noi abbiamo milioni di paracopoli sotto i ponti, dappertutto. Delinquenza, un po' di tutto. This one here, which is, so this is le Bornate, Amore, Bornate. So this bracket, guys, really is La Sera, great Rochadel, Annunziata, and then Bornate. And Roberto, the distances between the vineyards, la distanza, sì, yeah, I didn't bring mine, so I saw on Instagram. Sono tutti i vigneti che sono confinanti. That's the reality. That's the reality. I think I'll pay 60. Okay, guys. 60. If you can see, so La Sera, which is there, Renate, over there. Canubi's obviously down the bottom of Renate, so they're on the hill of La Morta. La Sera's up the top, Renate's on the right. Are they opposite Cavallotto? You've got a question? No, I was just going to ask him maybe for the others to explain the characteristics that you get from Sera, Roque, and Renato. Ha chiesto se puoi spiegare la differenza delle caratteristiche fra le tre. Yeah.
think it's for me. It's a bit more. You do. Really lovely wine. And the 2011 vintage is very, very good as well. Fragile. Like it, yeah. Mm. Yeah, yeah. That's why I never go wrong in buying because it's in the past 4 degrees. Okay. So you go to Singapore. Makes sure you've been to. Because you travel. Singapore. Yeah, Singapore. Sono di Singapore, signore. No, loro sono di qui, ma sì. Dice quando vanno in Italia, loro vanno spesso, no? Accidenti. Loro comprano sempre dei vini, allora sì. Non li lasciano là, li portano con sé. Allora riempiono una scatola, sì. Ok? E per evitare Dubai, perché Dubai siedono là sul tarmac per 40-50 gradi, allora sì, evitano quello là e vengono via Singapore, ecco, che è proprio freddo. Mamma mia, pensa. Ma lui porta DRC, tutta sì, roba DRC, lì, sì, fa bene. Porta i tuoi, lo invidio. Porta il mascarello, sì, il conterno. Fantastico. Quello stava a spiegarmi come fa. DRC quest'anno l'avrò bevuto almeno 30 volte. E ho fatto una bella serata a Roma in marzo, dove c'erano 6 vini della DRC e 6 vini dei nostri a confronto, per 40 persone. Partendo dal 93 a venire in avanti, 93, 97, è fantastico. Oh, ma lui la bottiglia di DRC è come lui è $2. L'ho bevuto un casino proprio, come si dice. Eh. Allora, adesso vi spiego un pochino la differenza che c'è tra questi vigneti. Intanto la vendemmia 2011, noi ogni tanto ci chiedono di definire una vendemmia con una parola sola, che non è mai facile. La vendemmia 2011 è molto facile, perché una vendemmia si deve definire con una parola sola. Sono vini che hanno lo charme. Lo charme vuol dire che sono affascinanti, sono molto aperti, hanno il naso molto intenso, sono rotondi, setosi e hanno una bella ricchezza, un bel volume. Si possono bere volendo anche adesso, no? Senza dover aspettare 7, 8, 10 anni. Poi, la differenza tra questi tre vigneti, la Serra, il primo vino che abbiamo, è un vigneto che abbiamo, è un cru dove abbiamo tre vigneti, tre piccoli appezzamenti, e siamo circa 380, vicino ai 400 metri di altitudine, e l'esposizione è sud-sud-est, quindi prende il sole di tutto il mattino, metà pomeriggio, è un posto un po' più fresco rispetto a Rocche e a Sarmasse e Cerecchio. Brunate anche sul sud-est. Sì. Il terreno è molto diverso da tutti gli altri vigneti. Intanto c'è una componente di scheletro, di pietre da grandi come questa camera a piccolissime, enorme. Poi il terreno è tutto a macchie. Ci sono delle macchie scure che sembra quasi vulcano e poi ci sono delle macchie classiche, delle langhe di argilla chiara o grigia, e sotto in profondità ci sono anche delle macchie di terreno sabbioso, no? E quindi gli dà fa un vino che ha un profumo che è molto di frutta, diciamo rossa più scura, non di frutta tipo le ciliegie chiare oppure il lampone. E gli dà anche come palato, gli dà un tannino che è molto presente, ma non è aggressivo, no? So first of all, Roberto was talking about the 2011 vintage. He said often he gets asked to describe a vintage in one word. So the word for 2011 is charm, because he said that he believes the vintage has produced wines which are very fascinating. Sorry, I couldn't think of the word. but quite open, but very round and silky. And so you could sort of drink them now, but they will, very approachable as a vintage, but still with great elegance.
And then he went on to talk about the La Serra site, which is the highest altitude of the three, at 380 to 400 metres above sea level. And it has exposure of southeast. So slightly cooler than the particularly the Roque, for instance, and the Cerequio and San Massa. And so it tends to have more of the real red fruits or darker cherry fruits, and also a more present but not aggressive tannin structure. Yeah. Rocca dell'Annunziata è completamente diverso. È a 300 metri, un po' leggermente più basso, sud pieno. Il terreno è quello, diciamo, classico delle Langhe, argilloso, chiaro, grigio, con una piccola parte di sabbia. E fa un vino che è estremamente setoso. Non si sente il tannino che si sente in La Serra, è proprio rotondo, no? E subito si allarga, e il profumo è più floreale, e nel profumo, sempre secondo noi, predomina un po' la viola. So the Roque, and I apologize, I forgot to mention the soil for La Serra, which is very unusual, and it's quite rocky. It can have rocks almost as large as this room, and also, you know, rocks as small as like an egg or something. And it's also quite, blotchy, for want of a better word. So there's some areas which are quite dark, almost volcanic, and then there's the classic, you know, clear, sort of light-coloured clay that's typical of the area. And there is just a touch of sand in the soil. Does he pick in multiple passes, given the differences in soil that are... Dato che nella sera il suolo cambia, sì. Raccogliate tutti insieme? O? Allora, questa è una bella domanda, perché non sempre possiamo fare quello che vogliamo, perché i vigneti sono fuori all'aperto, e quindi quando il tempo è molto bello ed è stabile, può essere che vendemmiamo prima Rocche, poi Sarmassa, poi Cerechio, quelli che sono a sud pieno a 300 metri, poi piano piano sempre dentro la settimana, tardando di 3, 4, 5 giorni, saliamo su, andiamo a raccogliere Fossati, poi Casenere, poi andiamo a raccogliere La Serra e poi Brunate. Però questo lo possiamo fare 2 anni su 10, quando c'è l'autunno proprio bello, asciutto. Normalmente quando il tempo è un po' variabile, quando abbiamo dei parametri che ci piacciono, quando abbiamo un vino, un'uva, che ci fa un vino che fa già 14 di alcol, in 3 giorni vendemmiamo tutto. Non possiamo aspettare, perché se poi piove, ogni volta che viene una pioggia si danneggia la qualità dell'uva. Comunque tutto il vigneto La Serra sarebbe raccolto insieme. Sì, quello sempre, quello sempre. So I'm not sure now, Paul, if you were asking if all of La Serra is collected together or harvested together. Yes, that is definitely always the case. Yeah. But there's differences. In a perfect year, they'd start with the lower altitude vineyards, which would be Roque, Sarmassa, Cerequio, and then gradually work up, going towards Fossate, Casenere, La Serra, and then Brunate. But often in other years, you can't always dictate, so it's not always. It's only about 2 out of 10 years that you would do it in that sort of mapped out order. But La Serra would be picked all together. Do they own the vineyard? Yes. Or family owned? Yes. And their portion of the vineyard. Yeah. There was one. Tutti i vini sono siete proprietà, perché sì, Capolotto è l'unica... Sì, avevamo Capolotto in affitto, poi abbiamo ancora circa 1, 2, 3, 4 ettari in affitto, però aspettiamo che ce lo vendano, no? Sì. Perché, ad esempio, questo anno abbiamo comprato 2 ettari nei Fossati, che avevamo in affitto dal 2001. Oh, okay. Sì. Poi abbiamo comprato 4.000 metri quadrati di Casenere, che avevamo in affitto dal 2006. So they own one of the wines that we're going to taste today, the Capolot, that used to be leased vineyard, and actually the lease of that is gone as of about 3 or 4 years ago. Today, all of the about 22 hectares, and 4 of those hectares are still leased, but they're waiting
to buy them. The one that promises a gown they'll never buy. Well, I've just bought a couple of hectares that they had leased Fossati, no, Casinere. Casinere, 4,000 metri, e Fossati quasi 2 ettari. Yeah. So one of them they had been leasing since 2001 and the other one since 2006. Però andiamo piano perché i prezzi sono 1,5 million per ettaro, quindi dobbiamo comprare, poi pagare, poi dopo 2 anni. Sì. So anyway, I started to go back to the wines. Roberto was saying that the Rocche is lower altitude, about 300 metres above sea level. And it's also, if you have a close look at that magnificent wine atlas over there at some point, you'll notice that all of Roberto's vineyards are almost all in the same little area. And all of his vineyards are La Mora, with the exception of Sarmassa, which is Barolo. But it actually borders on La Mora, so they're all very close. Rocche is in Annunziata, which is part of La Mora, but it's a little further down the hill and a bit further away. South. And it has the typical sort of clay, light-coloured clay, calcareous clay soils with a little bit of sand in there. And the Rocche, you know, is always that beautiful, open aromatics. Roberto says often they see the violets in this wine, but always an amazingly perfumed. What's his favourite one? È come a me piacciono tutti. No, devi scegliere uno. Like children. No, è come i bambini, no? È impossibile, ti spiego perché. Allora, noi ogni vendemmia abbiamo sempre un vino o due che possiamo preferire, ma a ogni vendemmia cambia, perché ci sono delle annate calde dove è favorito magari un pochino un vigneto piuttosto che un altro, delle annate magari più fredde, un po' più piovose, dove è favorito un altro vigneto. Però il livello qualitativo di questi vigneti è uguale per tutti. Difatti noi diciamo sempre che non puoi sceglierne i nostri vini, perché la cosa più bella sarebbe di averli tutti nella cantina. A couple of guys down the end asked about Brunate, is that sold out? It is sold out definitely at the winery, yeah. I think we've got a matter of bottles in Australia. So this the good news is that I've got a feeling we're only selling Brunate in Melbourne. So okay. That's lucky. The good news is we're drinking it now. yeah, we're drinking part of that now. Praticamente noi è dal 2010 che facciamo fra il 30 e il 50% in meno di quello che ci aspettiamo. Difatti siamo nelle vacche magre economicamente. A grandina nato poi in primavera nel 2013. In primavera nel 2013 è piovuto tantissimo. Quindi 10 grandinato presto. Quindi cioè noi partiamo sempre, non stiamo lì a pensare che possiamo perdere del raccolto, perché altrimenti faremo delle scelte sbagliate. Non possiamo portare la vita anziché 5 germi 10, roviniamo tutto. Allora noi dobbiamo sempre partire col nostro stampo, noi siamo obbligati. Di qualità sei obbligato a fare questo, anche se fa male alle tasche. Io penso sempre una cosa, noi ci dobbiamo guadagnare, non il prezzo che vendiamo noi, quello che prendiamo noi. Noi ci dobbiamo guadagnare il prezzo che c'è sullo scaffale e che c'è sul ristorante. Quando tu ti siedi e paghi una bottiglia dei nostri $600, ti devi alzare e devi fare così, altrimenti non lo compri più. Anche di più. Quindi, yeah, that's right. Il terzo. No, I was talking about decanting. Oh, whether I'm just saying, in a dinner, you don't need a decanter. You're going to have it over a period of time. Here, maybe because it's opening up dramatically as you swirl it. Il terzo bicchiere e il vigneto è Brunate. Brunate è, diciamo, in un po' una situazione di mezzo, perché come altezza è 350 metri, un po' più alto di Rocche e un po' più basso di La Serra. E il terreno è molto diverso perché è argilloso, però è chiaro, bianco. Non ha nessuna macchia di niente, non c'è un sasso, non c'è niente. No? E, come esposizione siamo sul sud-est. E fa un vino dove nel naso come profumo predomina un po' la marasca, la ciliegia, quella scura,
E il vino è, diciamo, sembra molto muscoloso, no? E ha un tannino che è una via di mezzo tra rocche e tra la serra, perché la serra il tannino si sente e si allarga qua, rocche invece è tutto così, e questo è un po' una via di mezzo. So Brunate is has the typical light clear soils, but there's no, not a rock, it's very homogeneous, is it the word? Is that a word? Totally. But it also has very similar exposure to La Sera, so southeast. And Roberto was talking about the perfumes are more likely to be really dark Marasco cherries, the sort of sour cherries. And the tannin structure, whilst the La Sera tends to go straight back, the Brunate is more deeper in the metallic, much more robust. Yeah. How much of that is oak tannin though? You know, I get a bit of oak tannin in there as well. Well, the oak treatment across all the Barolo is exactly the same. Okay. Yeah. How much is it in the Barolos? How much new? 2 years. The maximum how much new is the maximum new is 30%. They, what they dico sull'invecchiamento. Sì. Roberto was explaining earlier that you know the oak regime and the treatment of all of the wines that you'll taste today, with the exception of the Nebbiolo Langhe, which only has 12 months in oak, and up to 10% new oak. These will have up to 30% new oak. And after 1 year, it's all taken out of oak into tank and then put back into oak. And so they taste every single barrel, and they may change. They may say it has a bit too much new oak, so we'll put some old oak, or it could be the opposite, that it needs a bit more oak, so they might replace with some new barrels. All French? No. Non tutte le vendemmie facciamo la stessa cosa, perché dipende dalla quantità di vino che abbiamo. Se noi ad esempio abbiamo 30 ettolitri di un vino, di un Barolo, facciamo una botte da 15 ettolitri e gli altri 15 ettolitri in 7 barrique, già da subito, già da dopo la vendemmia. E nei 2 anni resterà sempre così, starà sempre nello stesso legno. Se abbiamo solo 12 ettolitri, facciamo 5 barrique, perché non abbiamo una botte da 12 ettolitri. Non possiamo fare la metà. Cioè. Però noi... So, it was just saying that... You know, I'm saying that the oak regime is the same, and all the wines are treated in a similar manner. But he said that because of the volumes that they produce, which are quite limited, and they have bottes which are of a certain size, then you know they obviously have to work around what they have. So it may be that sometimes if the yield is particularly low, then it will all go into small oak, or it might be one botte and small oak. It really, you know, it does vary a little bit year to year, but there's never more than 30% new. Can I take him back to the vineyard a little bit? So we had a guy here a while ago, earlier this year, and we had a lot of Australian winemakers and vignerons talking about climate change. They've been talking about finding cooler sites, so shifting from in Australia north-facing sites to south-facing sites. And you know, the guy was talking about changing row orientation, for example. Is Roberto seeing the same kind of impact in his vineyards, and are there things that he's doing to try and work with that or evolve with that? Or adesso sto domando come ieri su se fai qualcosa per a causa del cambiamento del clima. Quando c'era Gaia recentemente hanno parlato che non di cambiare posto perché o esposizione, perché non è possibile, se vuole la denominazione Barolo, però sì, di cambiare sì. Come sono messe le righe delle vigne. Guarda, io amo, a me piace rispondere a tutte le domande in maniera molto schietta. Sinceramente questa questione del cambiamento climatico che ogni tanto salta fuori nel mondo, a me non mi dice niente, mi lascia indifferente, perché nel 1916-17, parliamo di 100 anni fa,
quando non c'era l'ozono, non c'era l'anidride carbonica, non c'erano le televisioni, noi avevamo avuto due annate dove di assoluta siccità, non aveva nevicato, non aveva piovuto, il grano era diventato alto così, non aveva fatto la spiga, e la vegetazione del vigneto era alta così, non aveva fatto i grappoli. Parliamo di 100 anni fa. Cioè, se calcoliamo da quando esiste la Terra a quando esiste il mondo, milioni di anni, gli sconvolgimenti che ci sono stati, parlavo oggi con Sally in macchina, il mondo è in continua evoluzione, sempre gira e tutto torna. Quindi la siccità che c'è stata nel 1916-17 è tornata nel 2003, per esempio, no? Dove abbiamo avuto 40 gradi e dove non aveva nevicato un'orante nell'inverno. Ma io mi ricordo, ormai dall'età di 20 anni che mi ricordo ogni anno, perché ho fatto tutti i lavori personalmente fino a 4-5 anni fa, poi ho delegato un po' mio figlio e i ragazzi più giovani, no? Mi ricordo a gennaio 1989, gennaio, quando da noi normalmente c'è la neve, ci sono meno 10, noi abbiamo tolto un vigneto vecchio, io a metà gennaio dalle 11 all'1 lavoravo con la maglietta, questa così, quindi il clima, sono tutte cose che sono tutti cicli. Allora, che cosa si può fare per questo? Non si può fare niente, va bene, però si può fare una viticoltura, come dicevamo prima, come quella che si faceva una volta, perché noi perché lavoriamo il suolo profondo 30-40 cm tutti gli anni? Adesso io spiego, la faccio corta, altrimenti stiamo fino a mezzanotte, no? Noi lavoriamo il suolo perché così tagliamo le radici che cercano di venire in superficie. Le radici, se tu alla vite lasci sviluppare le radici che vanno in orizzontale e vengono in superficie, nelle annate calde soffre la siccità, quando piove soffre l'acqua. Queste, se vengono tagliate, si sviluppano quelle che vanno giù in profondità 6-8 metri, e questo problema non esiste quasi più. Per quanto riguarda la pianta, per quanto riguarda il frutto, le foglie, noi togliamo le foglie, partiamo a togliere una foglia, poi andiamo dietro la stagione. Se fa caldo togliamo solo una foglia giù in basso, se la stagione è fredda e piovosa umida possiamo togliere la seconda, possiamo togliere la terza. Perché possiamo fare questo? Perché abbiamo un'azienda piccola e non abbiamo una standardizzazione. Noi andiamo sempre dietro al tempo. Ogni anno facciamo una storia diversa, che è quello che scriviamo sul nostro sito internet. So, that's a long, è impegnativo fare un momento, per favore. Devo fare una traduzione. Yeah, you know why? No, I mean, there's quite a few things there, but you know, a lot of it goes back to the fact that, you know, Roberto believes firmly in being sustainable and, you know, by having a healthy vineyard. So he's not about to make any changes. He does believe that, you know, over millions of years the climate has changed, and, you know, back in 1917, I think it was, you know, there was an extraordinary drought, but you know there have been times in the last 20th century, for instance, where the climate has been as extreme as that. But to really, his story is that with his particular property, and because they're so hands-on with their viticulture, that they can react to the climatic circumstances. First of all, as we talked about earlier, they're doing a lot of digging every year to provide nutrient to the vines, but also to cut the roots to encourage them to go deep. And that's a great way of responding to drought and heat, because the deeper the roots, the more the stronger they'll be against drought. The stable environment, yeah, slower down, more even temperature, it's not too hot, not too cold. And also, but also the fact that because they are small and they, you know, that's what Roberto is. He's a vignaiolo. He's a viticoltore. Io sono nato vignaiolo, viticoltore. Io ho fatto tutti i lavori fino a qualche anno fa. Io ho cominciato a lavorare che avevo 12 anni nei vigneti in campagna. E quindi osservando sempre la natura, quello che ti dice, senza avere fatto né enologia né agraria. Però quello che hai davanti, quello è il messaggio che conta quando tu
hai un'esperienza di 10, 20, 30 anni. I più bravi. Quella è la realtà. I più bravi non hanno fatto la scuola. Non hanno fatto la scuola. Questa è la realtà. Questa è la realtà. I wonder if Roberto is a climate change, alleging climate change or no. There's a few people at the table here that think it's just cyclical. That what happened in the 20s, but that's what he said before. It's a cycle. That's what he said. Yeah. He remembers 1916, 17, allora. Yeah. Where for two years there was no water. Yeah. The wheat only grew this high. You know. Who's going to tell those scientists? Io dovessi dovessi spiegare tutte le particolarità di quello che facciamo, stiamo qui fino a mezzanotte. Yeah, I think. Fino a mezzanotte, well, ma non basta. I think, you know, what Roberto is also saying very much, though, is that, you know, from when he was very young, he hasn't got degrees in enology or viticulture, but he has just observed nature, and he's worked, you know, morning till night in the vineyards. That is what Roberto does. So I guess he's focused on his vineyards, and he has... I don't want to use the word luxury because it's really bad. It's really hard work to work in the vineyard every day. But because they have a limited number of vines, and because that is what he's dedicated his life to, then he can. That is what he does: is react to the climate that presents itself. You know, by digging the roots deeper, he can support the vines in hotter, warmer vintages. But then they leaf pluck according to the season. We'll agree to disagree. Yeah, leave I think that. Okay. Yeah. Don't get him on cork either. Okay. Praticamente io. There's no great lift in alcohol over the last 2 decades. I think across the world there has been, but yeah. I would put part of it personally, personal opinion. I would put part of it down to warmer climes, but I'd also put part of it down to stylistic trends. The question becomes, though, is it still a good wine? Is it still balanced? Well, is it still good? Roberto believes that his wines, that's what he's looking for, is equilibrium, balance, finesse. Mm. So, that's why it does a lot of work in the vineyard. We had a 90, was it a 90 Brunate? Yes. We had a 90 Brunate 2 months ago, and it was unbelievable. Ma se tu trovi le bottiglie di 91, 92, 93, 94, il vino è fantastico. Yeah, fantastic, yeah. Where do we have this one, Anthony? Sorry. Io but quando you know, I don't think we want to sit here and have a climate change discussion. No, but no. I will just say that, you know, I loved 2012, for instance. There were lots of Dolcetto, etc. from Piedmont. They were 12.5%. Roberto was telling us yesterday his 14 Dolcetto, which we'll be shipping shortly, 12 gradi, no? Sì, 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 un vino straordinario, sì. 12 gradi. 12%, so, you know, there have been higher alcohols, but there's also been recently, a couple of years of lower alcohols. Come mai 12? È perché abbiamo avuto un'estate umida, piovosa, ci sono mancate 3 settimane di sole. So, what is that? Yeah, so lui domanda sui vini che abbiamo adesso, che sono, sì, no? Torriglione. Torriglione 10, la Serra 9 e il... No, solo due. Ah, due, boh. E io aspetto che arrivano. Lo so, oh, lo no, so a no, memoria. He hasn't got any wine. Oh, sorry. Lo potrei... Anthony! Lo... He doesn't drink like an Australian. No, ma lo potrei spiegare senza avere il vino. Lui dice perché il problema è che non bevi come un australiano, no? Perché sei troppo... Mi piace il vino australiano. Sì, ma noi in Italia conosciamo Penfold. Perché e poi qualche piccola azienda, ma quello, che farà quanti milioni di bottiglie? Non so quanti milioni. Comunque, io ho talmente... 15 on the first, 14 and a half on the second. Io nella mia azienda ho un lavoro talmente personalizzato per ogni pianta, per ogni vendemmia, per ogni situazione che c'è, che quando io ho compiuto 50 anni, 13 anni fa, io ho un figlio solo che ha 37 anni, 13 anni fa aveva 24 anni e lui non voleva fare il mio lavoro, non gli piaceva.
Allora io mi sono detto, io devo allevare qualcuno che gli piace, che abbia la passione e che impari, perché altrimenti il giorno che io smetto non c'è nessuno capace di fare quello che faccio io, ma proprio nessuno, perché io ogni giorno faccio una cosa diversa e ogni stagione una cosa diversa, tutto così. E so quindi Roberto was saying that 13 years ago when his son was 24 and he turned 50, he's thinking, you know, his son wasn't interested in wine. He had a degree in graduated as a personal trainer in sport, so he's very, very sporty. And so Roberto was thinking, how can I possibly, you know, not that anyone's irreplaceable, but what he does is so different. It's a lifetime of experience of observing, and then working in the vineyard. So. Noi facciamo quasi il contrario o quasi tutto diverso da quello che si fa normalmente nella nostra azienda. Because he's saying, well, what they do on their estate is almost the opposite of what many people do. So sì, it's, sì, it's sì, very particular to. Tutto proprio troppo particolare. Che io c'ho un motto che è molto semplice: viva la differenza. Ognuno deve fare il vino che gli piace, ognuno deve bere il vino che gli piace. So his motto is vive la differenza. Sì, vive la differenza, troppo bello come motto. Però è anche vero che la mia è un'etichetta molto giovane, perché io ho imbottigliato il primo vino che piaceva a me con la vendemmia 1987, venduto nel 1991, sono solo 24 anni, sono veramente pochi. E in 24 anni io non ho mai viaggiato per lavoro, tranne gli ultimi 3 anni, 4 anni, la mia etichetta è andata su così, è finita nelle cantine insieme alla DRC o ai grandi nomi del mondo, no? E quindi vuol dire che viva la differenza, ma questo modo di lavorare qualche cosa di buono lo ha prodotto, no? Di interessante. We drank the 89. Allora, yeah. 89 was the very first vintage that we shipped. Spurs. Beautiful. 89. That's La Sera. Yeah, was that's the very first. Anthony? Oh, the 89. Yeah. That was fantastic. Against the guy, yeah. That's amazing. Yeah, it was 89. I've drunk my last bottle. Have you? That was the very first vintage. Was that? Yeah. Wow. Yeah, 89. Okay. Ogni produttore ha il suo stile, ha il suo modo di vedere il vino. No, stavo parlando perché l'ultimamente hanno bevuto questo dell'89 e stavo dicendo che la prima annata che abbiamo importato, sì, della sera. Sì, sì. Facciamo delle degustazioni. E certo, perché chi ama il vino si diverte così, apre 3, 4, 5, 6 bottiglie. 10 anni di Mascarella, certo, 10 certo. Anni di Cascina Francia, certo, fantastico. Di, no, Cascina, di cosa? Giacomo Conterno, Roberto. Io ho capito, ma non la Cascina Francia, di Monfortino. È 90, la sera del 90. 90 buonissimo, io ho 2 o 3 bottiglie ogni anno, li apro. Complimenti. Oh, parla italiano. We definitely have it in Brisbane. We would have Brisbane wine. And then yesterday, Mother Vine. To Ponce. Yeah. I mean, it's more. Dimmi in inglese, che così magari parliamo anche con loro. So there's one, the first one is a trade, the Masterclass, and then Paul wants to know what's the one thing that he's working on that takes up most of his time in the winery or in the vineyard, but I'd say it's probably always in the vineyard. Paul ha fatto la domanda, la cosa singola più importante che si occupa di più tempo sarebbe la vigna. La vigna, assolutamente.
due terzi del nostro tempo è dedicato alla coltivazione del vigneto. Two-thirds of the due time terzi. Is dedicated to the vineyard. Assolutamente. And increasing the vine density in the vineyard, but are there other things, you know, is there anything a couple of things really important to him at the moment? Qualche cosa particolarmente nel che lavora a questo tema. Per esempio c'è no, perché lui chiede se ci fosse una cosa singola più importante delle altre. Tutte piccole cose sono tutte importanti. Anche delle piccolissime cose sono fondamentali. Anche una cosa piccolissima, quelle grandi fanno una differenza enorme, ma 3, 4, 5 cose molto piccole fanno sì che tolgono un qualche cosa al vino. Quando lavoriamo il vigneto, poi andiamo a fare la vendemmia e tagliamo il grappolo, abbiamo a disposizione 100 con quel grappolo. Lì abbiamo fatto il primo tempo, poi viene il secondo tempo nella cantina. E allora nella cantina, delle sfumature, noi abbiamo 7 baroli, 8. Allora ce n'è uno che a metà giugno magari va travasato perché gli viene l'odore un po' di ridotto, no? E gli altri 6 non hanno niente. Poi dopo 15 giorni ne viene un altro. Cioè, tutte le piccole cose e poi fare i lavori puntuali. Quello che deve essere fatto oggi deve essere fatto oggi, non domani. Io lavoro così, domenica o non domenica, a me ne interessa. Questo sempre. È solo che è impegnativo, perché è così. He said three or four small things could change everything. So, you know, obviously there's the big project that he spoke to you about before of replanting a part of Cerequio to high density. But he said in the vineyard, if he finds something and it has to be done that day, that becomes the priority. So, you know, the vineyard. You know, I don't know how many of you have actually been to Roberto's, but if you see the vineyards, you understand. Io sono talmente meticoloso e che guardo tutto, e che con chi lavora con me è una tragedia, perché io purtroppo vedo tutto. Io se vado in un vigneto, quando facevo tutti i lavori con il trattore, fino a 5-6 anni fa, passavo in un vigneto, vedevo un tralcio che era piegato giù, e quello mi serviva per potare la pianta l'anno dopo. Io fermavo il trattore, lo prendo, lo tiro su, lo leggo. E questo è una tragedia per chi lavora con me, perché gli dico, quello là non va bene, quello là non va bene, perché questo qui è tutto così. Allora è difficile, io c'ho tutto talmente che mi viene così, perché poi prima mi piace, poi c'ho la passione, poi osservo e mi viene troppo semplice di fare così. He said he's so meticulous that he feels sorry for anyone who works for him. Because, you know, up until about 5 years ago, he did all of the work in the vineyard. And, you know, if he saw one thing wrong, then he had to fix it right then. He couldn't, you know, let it go. It is. And I don't say that lightly, because, you know, I've spent a lot of time in Barolo and I've visited a lot of vineyards around the world. And we've also had so many visitors from Australia, and the one piece of feedback that I always have is, like, people cannot believe how immaculate Roberto's vineyards are. I'll have to send my brother there. Yeah. Oh, that's a nasty dig. His vineyards are pretty immaculate too. Devono vedere i vostri e lui ha detto, ma devo dire al mio fratello. Sì, diciamo che questa mentalità si può avere in un'azienda piccola, in un'azienda grande è impossibile. Yeah, sì. He said that's the beauty of having such a small estate such as his. He can. È impossibile. In cinque anni farebbe fallimento. Yeah. Sarebbe una catastrofe. Invece noi ogni vino ha la sua botte, più grande, più piccola, 12 ettoli. 12 e mezzo, che c'è. Puoi parlare sul Torriglione, perché allora, abbiamo dimenticato. Sì. E chiacchieriamo. Sì. Allora, il primo vino che abbiamo è Torriglione 2010. Questo vigneto lo abbiamo fatto per 10 anni insieme a Rocca dell'Annunziata.
che è proprio attaccato, facciamo un vino solo. Poi dal 2010 è cambiata la legge, non possiamo più fare due vigneti insieme, o no, non si può più scrivere il nome di due vigneti, si può scrivere il vigneto di un nome solo. Uno potrebbe anche farli insieme, scrive solo il nome di uno. Allora noi abbiamo deciso di fare ogni vigneto il suo vino, facciamo Rocca Annunziata da solo e Torrione da solo. Questo qua è un vigneto molto bello al quale sono molto affezionato, perché è un vigneto che è in una collina che scende giù così a 300 metri come altitudine, ed è una collina piccola che fa proprio a questa forma, quindi prende il sole una parte al mattino, una parte al pomeriggio e una parte al mattino, poi c'è il sud e poi c'è una parte al sole del pomeriggio a ovest, ed è un vigneto che ha tra 60 e 70 anni ed è stato fatto alla maniera di quegli anni là, dove c'erano già 5.000 piante per ettaro, non 2.500. E fa un vino, il terreno è diciamo argilloso chiaro, bianco, grigiastro. Fa un vino dove, a differenza delle Rocche, il tanino si sente molto, è molto più vicino alla Serra piuttosto che a Rocche dell'Annunziata. E diciamo che è molto, si può dire, quasi muscoloso, muscolare, no? E il profumo è più di frutta rossa scura. So Torriglioni, some of you might be aware that for 10 years Roberto produced a Barolo which was Rocca dell'Annunziata dash Torriglioni. In 2010 they changed all the laws in the region and you can no longer have two vineyard names on the one label. You could make a wine, a Barolo, from two vineyards, but you could only declare one vineyard name. So that's why they decided to separate Rocca dell'Annunziata from Torriglioni, even though the two vineyards actually border each other. But the Torriglioni is a vineyard that he's very attached to. It's quite an old vineyard that was already planted at 5,000 vines per hectare when he purchased it. And it's around 60 to 70 years old. And he said it actually, strangely enough, even though it's right next to Rocca dell'Annunziata, and it has a very unusual exposition because it's three. It has the east, so it gets morning sun. South that gets the midday sun, and also a face west, which gets the afternoon sun. So he compares it actually more to La Serra than Rocca, even though it's right beside Rocca. A bit more, almost muscular. The tannins are more present. Very dark cherry fruit. Se devo dire, li preferisco da soli. Preferisco Rocca da solo e Torrione da solo. So if he has to be honest, he actually thinks that he prefers the wines che quando li facevamo vinified insieme. Separately than anche io sinceramente. Okay, metterli insieme li chiami uno. No, ma però sono più buoni fatti singolarmente. Cioè sono sono molto diversi. Rocca da solo ha acquisito una finezza, una rotondità che sembra di bere uno Chambolugni. Invece il Torriglione è più muscolare, più aggressivo, più tannico. Il secondo è la Serra 2009, il vigneto l'ho spiegato prima, la caratteristica 2009 è da ritenersi una grande annata, è molto diverso dal 2011. Perché noi ogni anno, pur facendo lo stesso lavoro nel vigneto, ogni anno facciamo un vino completamente diverso, perché lo stampo, la caratteristica la dà il terreno, la dà il suolo. Poi la ricchezza di tutti i componenti del vino lo dà il clima, più caldo, meno caldo, più sole, meno sole. Secondo te il 2009 è tutto come aspettavi? O? Sì. Il 2009 è stata una grande... questo nel bicchiere, questa bottiglia. Sì. Allora, a volte se uno beve lo stesso vino 5-6 bottiglie, può riscontrare delle piccole differenze perché il sughero un po' influenza. Allora noi che abbiamo l'abitudine, che li beviamo spesso, no? Troviamo delle bottiglie che sono da 100 centesimi, possiamo anche trovarne solo da 97, anche solo da 95. Però questo non si può, come fare. What do we got here?
the bracket three. Quando una bottiglia, adesso questo è il 2009, ha solo 6 anni, ma quando una bottiglia comincia a essere con il tappo da 10 anni, cominci a vedere le differenze tra un sugar e l'altro. Sì, sì. A 20 lo stesso, a 20 di più, a 30 ancora di più. Do you mind drinking? Not now, no. Maybe at dinner. Just a taste. Oh, just a taste. No, nothing. Sorry. Yeah, let's get the priorities right. Taste now, drink later. Well, I'm not driving tonight. Are you driving? Yeah, I couldn't... get out of there. Messo il 2008 e il 2007, no? Sì. E poi il 2004. Il 2004, lo serve anche adesso. Me too, mi piace Magnum. Is Roberto Bottle in halves as well, or just bottles and magnum? Got that up. Sadly, I've already had that question, and the answer is no. Why the magnums? Because the production is little, small. I think I'll get Roberto's precise answer on that. Come mai ha deciso con questi magnum per alcuni vini? Ma diciamo che il motivo principale è dovuto al fatto che da verso i 10-15 anni e ancora di più dopo il magnum mantiene il vino più fresco. No, quello è assoluto, sì, quello è giusto. E quindi è esclusivamente una scelta a favore del vino. Non perché la quantità. No. Allora, il magnum è anticommerciale. Il magnum è anticommerciale, è più difficile da vendere dalla bottiglia, è più facile vendere due bottiglie che no. Infatti non li trovo. Allora il magnum è un formato che va principalmente al ristoratore che è appassionato o al privato che ama il vino. E quindi io ho fatto una scelta che è stata rivolta a privilegiare il lavoro che facciamo. E è andata bene? Benissimo, e anzi è più difficile da vendere. Però noi non abbiamo mai fatto la bottiglia, quindi o si compra quello o si sta senza. Paul, is that the 10 years? Yes, it is. Yes. Casinere. There's a Barbera at the end. That's when he does his magnums as well. I love this wine. It's been my favourite, I think. It's beautiful. So pretty, isn't it? Just the nose is off tap. It's the same. You're sorted. Yep. Cool. Thank you. Thanks, Paul. All right, guys. Bracket three. So the first one, Sally, can you tell us a bit about the difference between that? Well, obviously, that's a reserva. Is that the only reserva he makes? Questa è l'unica riserva, il capolotto è brunato. Allora, qui è anche una questione di nuovo la legge che noi abbiamo sempre scritto riserva, allora, su quel magnum lì, come scrivevamo anche sul pozzo dell'Annunziata. Sì. Riserva che era riferito, che quel vino lì è una riserva di quel vigneto lì, no? In realtà non potevamo scriverlo, difatti no. Parecchie volte ci hanno sempre fatto delle questioni, però io ho sempre detto, io non scrivo riserva grande così sotto il vino tipo Monfortino, Gran Lussia. Ma non ci vuole un anno in più, no? In barile. Quelli vendono, perché la riserva la puoi vendere al sesto anno, sì. Invece noi li abbiamo venduti al quarto, al quinto. Sì. Allora mi piaceva l'idea di scrivere riserva vecchie viti dei capote delle brunate, che è anche molto romantico, no? Come c'è scritto sul pozzo dell'Annunziata, riserva vigneto pozzo dell'Annunziata. Ora la legge non è romantica e quindi abbiamo dovuto togliere riserva, abbiamo dovuto togliere diverse cose. So, the reserva... neanche tanto. If you produce a riserva, it needs to be released in the sixth year after the vintage. Mm-hmm. So, because these are released in the fifth year, he has, even though it wasn't declared large, it was still declared. So he has had to take that
off the label, so okay. It's no longer a reserva. So, but what was his? What was the? Why happened a reserva? Is it the best of? Yes. The, so the best of what he. Well, what he makes? An extra year. Yeah. No selection or. Era una selezione migliore o era solo facciamo solo quel vino lì, però mi piaceva l'idea di scrivere che fosse qualcosa di particolare, no? It was really because he liked the idea of it's okay, not a, yeah. Because yeah, a, everything from that vineyard is, yeah. is bottled together. Mentre yeah. mentre la legge non capisce queste cose e mette tutto allo stesso piano. So this one is the Barolo. Praticamente abbiamo un vino del 2008. Noi da sempre a tutti i nostri clienti, quando vendiamo un'annata, facciamo sempre un paragone indietro di 10 anni o anche di più, no? Il 2008 è un po' simile al 2011, un po' simile, però soprattutto è uguale al 98 e come l'88 anche. Come azione sono tre annate che hanno sempre l'8 e sono molto simili. Sono l'88 bevuto oggi, è un vino buonissimo. È un vino che non ha il passo di una grande annata, però è un vino che ha tutto. So 2008, they usually like to compare, to look back and think about vintages which are similar. So it is a bit similar to 2001, but also very much to 98 and also 88. So it's not the vintages that aren't considered really great vintages, but the vintages where everything is there, everything's in place. So. Questo qua è un vigneto, è l'unico vigneto che avevamo in affitto e ora non ce l'abbiamo più perché i proprietari, il proprietario avrebbe 95 anni oggi, i suoi figli hanno fatto altro, i figli dei figli, quindi i suoi nipoti, hanno ripreso a fare il vino. So the couple lot, Roberto leased this vineyard for 15 years. The owner, who would be 95 if he was still alive, he had children who went off and did other things, but his grandchildren decided they wanted to make wine. So he lost the lease. Quanti anni fa? Noi abbiamo fatto la prima vendemmia nel 95 e abbiamo fatto il vino fino al 2011, mi sembra. Però abbiamo venduto fino al 2009, 2010, 2011 ce lo siamo tenuti per noi. Ah, okay. Abbiamo venduto. So they started leasing in 90. Dal 95. 95. They did make up until 2011, but 2010 and 2011 they've retained for themselves. Yeah. They haven't commercialized those vintages. Eh no, abbiamo detto perché lo dobbiamo vendere? Ce lo teniamo per noi, lo fai per i prossimi 30, 40, 50 anni, ogni tanto ne beviamo uno. So the nine's the last. Yes, sadly. Have they released this grandchildren? Did they release a new one? Probably. No, I don't even know their name. Come il nome di questi nipoti che hanno preso il capolot? Allora hanno fatto dei vini presentati. Sì, sì, sì. No, non vendono ancora il Barolo perché hanno cominciato. Non so se noi abbiamo fatto fino al 2013, non 12. Fino al 2012, scusa. Allora loro hanno fatto la prima vendemmia nel 2013 che venderanno poi nel 2017. Sì. E però ora hanno in vendita hanno la Barbera. E c'è scritto azienda agricola. Invece di mettere il nome del nonno, perché io avrei messo azienda agricola Alessandria Oberto Luigi si chiamava il nonno. E questi hanno scritto azienda agricola Burzi. Perché questo signore aveva due figlie e quindi il nipote porta il nome del genero, non porta il nome della parte del nonno. Burzi, che Burzi è un nome bruttissimo. Bruttissimo, ma poi io avrei messo il nome del nonno. Burzi brutto. Io avrei messo azienda agricola Oberto Luigi, va bene. In onore al nonno. E certo, e poi quando veniva qualcuno a vedere la mia cantina gli avrei raccontato la storia del nonno che faceva il vino, quella storia, sì. Che poi avevano smesso e loro hanno ripreso. No? Burzi è bruttissimo. Sì. Ma quello è, vedi, quello è un segno delle persone quando sono presuntuose. Devo mettere il mio nome, ma non se ne frega del mio nome. Noi se pensi quanto duriamo? Sì. No? Allora, so your son is going to take it. Sì.
lui lavora con noi da 7-8 anni. Ma in futuro prende tutto? E io ho un figlio solo, o lo prende lui o lo vendiamo tutto. Ma la volontà ce l'ha adesso? Adesso sì, si è messo a lavorare con noi e poi si è sposato, ha due bambini, deve anche mantenersi. Resta lì. E quindi... Paul ha chiesto se pensi che questo, lui ha chiesto se sia un po' ossidato, io non lo vedo. Dici la bottiglia del 2007? Oppure sì, io lo penso pure. Sì, può essere un tappo un po' spugnoso che lascia passare un po' di ossigeno. No, that was released last year. We sold the 05 this year. It's a new one. I'll let Roberto talk about it. Sì, sì, sì. Un petit peu. Oui, oui. A little bit oxidized. Oui. Just a margin. You know, which one are we going? The 07. Is there more Roque than Torigliano in there? Fra le due vignette, Roque e Torriglione, una... come percentuale praticamente qua avevamo 12.000 metri quadrati di Rocca dell'Annunziata e 5.000 metri quadrati di Torriglione. Torriglione is less than half, non un terzo, un po' più di un terzo, more like a third. Però li preferisco da soli, Rocca da solo e Torriglione da solo, è molto più per molto più unicità. Invece così è un vino buono, però perde un po' di personalità. He prefers them separate. Che è il contrario di quello che fa Bartolo Mascarello, no? Lui ha sempre preferito assolutamente la Teresa, certo. Sì, ma poi non solo quello, è tutto un insieme di cose che fa due vini completamente diversi. Però loro, la loro storia è quella, fa benissimo a continuare quello che ha fatto suo papà. Anzi, io penso che li ha migliorati. Sì, ma anche se pensi Giacomo Conterno, Giovanni Conterno, che era una persona squisita, che io ho frequentato per tanti anni, che ha fatto un vino straordinario. Quando è subentrato suo figlio Roberto, sta facendo meglio di suo papà. What's that, Miguel? They're saying that the new generation, like Teresa, but also that she's improved the wine. He's saying the same thing has happened in Conterno, Giacomo Conterno. Since he took over from his dad, he's actually improved the wine. Yeah, but he needs to smile. So what it means then? No, he smiles when now. When his son takes over, he will improve wines on him. Lo speriamo. Ma io sarei felicissimo che facesse meglio di me, certo. Perché la figlia no, not tasting. So there are. Le due figlie, Marta è quella proprio, quella più grande, it's actually into Barolo rather than la Mora. E gli altari, anche la figlia. Amara più brava di suo papà, e Silvia, la figlia di Elio Altare. E non è bravissima di più, brava, sveglia e farà molto un vintage qui in monitor, farà molto meglio di suo papà, molto meglio. Roberto, due domande. Una, siccome abbiamo detto che questi sono i vini disponibili, sì. Uno mi ha chiesto se puoi spiegare un po' sul vigneto Sarmassa, l'esposizione, eccetera. Sarmassa è un vigneto che è completamente confinante, attaccato a Cerequio. Praticamente Sarmassa è un comune molto piccolo, che è nel comune di Barolo, e in totale sarà 7-8 ettari, non di più, no? Noi abbiamo 4.000 metri quadrati, praticamente c'è il nostro vigneto di Sarmassa, poi attaccato c'è il nostro vigneto che è già Cerequio. Diciamo che è uno dei crui più storici di tutta la regione del Barolo. È un'esposizione fantastica, è fatto così, quasi come un mezzo teatro. È a sud pieno, prende il sole tutto il giorno, e il terreno è un po' simile a quello di Cerequio, che è argilloso, una componente di argilla quasi rossa, ed è calcareo tufaceo, ma quello blu astro,
proprio in profondità, in superficie no. So Samasu is one of the smallest but most famous of the Grand Cru of the whole of the region of Barolo. It is actually in the commune of Barolo, but it borders and it actually is totally adjacent to Roberto's Cerecchio vineyard. So not that dissimilar, full south-facing, so sunlight all day. And the soil is a bit like Cerecchio, which is the calcareous clay, the pale, but with quite a lot of red as well, presumably iron. And then also in Sarbasa, you get a bit of the bright blue sort of character as well to the clay. Producing i vini come si può descrivere? Come tipologia di vino? Sì. Guarda, ogni vigneto ha la sua storia, perché è attaccato a Cerecchio ma è molto diverso, perché poi noi tutti questi cru che abbiamo, praticamente abbiamo solo Sarmassa, Rocche dell'Annunziata che è Brunate, che sono un vigneto solo, mentre tutti gli altri sono sempre 3-4 appezzamenti, quindi Cerecchio abbiamo, questo attaccato a Sarmassa, poi abbiamo altri tre vigneti dove si parte da 250 metri, si va a 350 a salire. Invece Rocche è un vigneto solo, Torriglione è un vigneto solo, Brunate è un vigneto solo, e Rocche, Brunate, Torriglione e Sarmassa sono un solo vigneto, mentre gli altri abbiamo sempre due o tre appezzamenti. Comunque il Sarmassa è un vino, diciamo che il vigneto è a sud pieno, quindi è un vino che è molto sulla frutta rossa. Noi diciamo abbiamo una varietà di ciliegia selvatica, piccola così, che è molto ricca, molto concentrata, no? E il profumo lo stampa un po' quello. E il tannino non è come la Serra o come Brunate, è più rotondo, più avvolgente, diciamo, no? So being full south facing, it's more on the sort of wild red cherry character. Is my Roberto, this is my fratelli, the winemaker. It's the good looking brother. No, I'm not actually related, he's better looking. Hey, he reckons he doesn't have any time to do anything other than being the vineyard. Infatti mi sono girato e dicevo, ma Franco da sono gemelli. Vendemmio in Monforte with Massimo Benevelli. Ah, pensa. Accidenti. Beautiful place. Ti è piaciuto, sì. Benevelli da giocare a golf. Well, see, so the last one we had. Yeah. Allora, terzo vino, terzo. Sì. No, it's not. So, it's not. No, it's two vineyards. Il terzo vino sono di nuovo due vigneti messi insieme, Fossati e Casanera, che sono proprio confinanti. Sì. Ora dal 2010 anche questi sono fatti singolarmente. Fossati, Casanera sarà il vino che resterà a 10 anni. Mentre Fossati abbiamo deciso di fare un vino che venderemo a 7 anni. Così avremo riserva 10 anni per Casanera, riserva 7 anni per Fossati. Questo qua è un vino, devo dire, che mi piace tantissimo. Vale il discorso degli altri vigneti. Ora, dal 2011 che li abbiamo separati, li preferisco singoli, single vineyard. Però questo qua, in questi 7-8 anni che abbiamo fatto insieme, abbiamo avuto sempre un vino buonissimo, no? E sono due vigneti che confinano, sono tutti confinanti, confina con la Serra, confina con Cerecchio, sono nella stessa collina, no? E la particolarità di questo vino, soprattutto nel profumo, e ai profumi, noi abbiamo un tipo di frutta che chiamiamo prugne selvatiche, che sono diciamo rosa. Non sono proprio bluastre, sì, colorate, rosa, sembra quasi che abbia un po' di ruggine, di frutta non chiara e neanche scura. So these vineyards are actually are completely attached to La Sera and Cerecchio. So you know, when you have a look in that beautiful atlas over there, you can see that Casanera, Fossati,
La Sera, Cerecchio, everything is all very close together. So for since 2003 was the very first release of this wine, Roberto was saying this morning that since he was very young, he wanted to produce a Barolo that had 10 years already before it left the cellar. So in line with what's happened with the other wines that he had two vineyard names, obviously he can't do that going forward. So from 2010... Is it from vintage 2010 or from release? 10. Dalla vendemmia 2010, no? Che non puoi. Che, yeah, sì, yeah. Sì, 2010. Fino al 2009 sono stati insieme. Sì. 2010 abbiamo fatto due. So after, from 2010, it would just be Case Nere, 10 years. And for a few years, the Fossate fruit went into the Nebbiolo Langhe. But from this year they had the light bulb moment, and they've decided that they would like to release a wine after 7 years, because they have the Barolo, which is released after 4 years, Torriglione after 5, and then they'd have a Fossate after 7, and then the Casinere after 10. Okay. So that essentially becomes a single. Yes, ogni vino è completamente diverso dall'altro, soprattutto al palato. Ad esempio questo vino qua è un vino che prende molto qua, stringe sì, un po', sì. No? Però dopo si allarga, mentre la Serra ha un tipo di tannino che si allarga subito sulla parte sì. esterna. E Rocche dell'Annunziata e l'ultimo. Però invece Rocche dell'Annunziata e Capalot mi sembra, ma soprattutto Rocche dell'Annunziata. Il tannino è tutto che si sviluppa sulla lingua, non viene qua così, non sì. si allarga. Però in tutti i vini poi si allargano e sono lunghissimi. E hanno questa dolcezza, no? Che li rende, gli dà l'armonia, l'eleganza, la finezza. La differenza Fossati e Casanere, che differenza c'è? Allora, i vigneti sono molto differenti, perché Casanere è attaccato alla serra, quindi è pieno di pietre piccole, grandi, di sassi, è sud-sud-est, Casanere è più sud, e il terreno è quello classico, bianco, argilloso, bianco, grigiastro, completamente diverso. Attaccato a Cerecchio. È attaccato a Cerecchio e attaccato a Fossati. Sì. Okay. So Fossate is attached to La Sera, so it has similar soil, quite rocky, and so it produces a wine much more similar to La Sera. Casanere is attached to Cerecchio and also Fossate, but tends to have just the classic light-coloured calcareous clay soil. And the other thing that we haven't talked about, but I'll just mention, this wine has the same oak regime as the other Barolo, and then it has 6 years in bottle in the cellar. So it's not like it's not like a Reserva that has extra oak aging. It's the same oak and then time in bottle, so that when it's released, it's a beautiful Barolo with age. Yeah, you know what's interesting? Well, not interesting. Some commentators have looked at Voerzio wines and said, gee, they're really oaky, and yet what he says actually defies that. Mm. So what do you think following a maybe people have sort of tried to pigeonhole him yeah. as a result of that. So He has a very good response to this. I bet he does. So. He wasn't there when I came knocking. So. Stanno parlando di questo discorso che sei stato sempre chiamato un modernista, eccetera. Se vuoi spiegare questa come è mai una domanda, no, una domanda bella che mi piace questa domanda qua, perché io sono sempre sono stato messo per tanti anni, non più negli ultimi 10, posso dire. Nella categoria dei modernisti, categoria io alla quale non ho mai appartenuto, perché il modernismo è arrivato nel 91 nella nostra zona, dove alcuni produttori nel 92-93 quasi tutti hanno comprato delle botti orizzontali con dentro una pala con un albero con tutte pale che facevano girare computerizzato, automatico, e in 3-4 giorni facevano la fermentazione.
E poi a quello seguiva subito la fermentazione malolattica, quindi già a novembre il vino dentro le barrique 100% nuove, cosa che io non ho mai fatto. Noi abbiamo sempre avuto le botti per la vinificazione orizzontali e tutte botti piccole, al massimo 3.000 kg di uva, ma anche solo 2.000, anche solo 1.500. E noi abbiamo sempre fatto tutti i rimontaggi manualmente, neanche con degli impianti semiautomatici, proprio manuali, che vuol dire che saliamo sopra la botte, mettiamo il nostro tubo piccolo, legato a un bastone lungo 2 metri, la luce dentro che vediamo, e con una mano in tasca facciamo girare questo tubo 10 minuti, bagniamo bene il nostro cappello, una volta al mattino e una volta alla sera. Nella fase della fermentazione facciamo più importante, diciamo tumultuosa, facciamo 10 minuti, poi verso fine fermentazione facciamo solo 5 minuti, poi se la botte è più piccola facciamo solo 5 minuti, se è più grande facciamo 10, se è più grande facciamo 15. Tutto manuale però. Sì. So he's saying that for the, not so much in the last 10 years thankfully, but for the first probably 20 years he really was pigeonholed in the modernist camp. And he says that the modernist camp really came out in 1991, where many producers went down the path of the very short fermentation with the mechanical rotary fermenters. And he's never been a part of that. And then often the wine immediately did the malolactic already maybe in November, and then straight into 100% new oak. And he said, you know, that's never been what he's been doing. Però I think so. Però neanche non sono tradizionale, capisci? Io ho fatto una scelta molto semplice, la mia. Molto semplice, che è questa. Io sono partito dalla tradizione, perché i vigneti li abbiamo scelti lì, li abbiamo comprati tutti negli anni io e mia moglie, no? E quindi li ho scelti tutti lì nei posti più belli, anche solo per il dolcetto, dove noi ogni anno ci rimettiamo almeno quanto il prezzo che prendiamo a vendere la bottiglia. E quella è sempre stata la tradizione. Poi abbiamo cambiato quelle cose che secondo me era giusto cambiare, tipo la densità per ettaro, tipo avere una resa più bassa da essere costanti ogni anno. Perché la fortuna della mia etichetta è stata che noi tutti gli anni abbiamo fatto un vino sempre di altissima qualità. Diverso, differente, ma di qualità straordinaria. Viva la differenza, eh? Oui, viva la differenza. Ma dove siedi tu? Tradizione o non tradizione? Io sono per la tradizione, io sono sempre stato contro il modernismo. Il modernismo ha portato solo dei disastri. Diciamo tipo clerico, tipo altare. Puoi far 30 nomi. Dai, i maggiori erano loro. Ora, molti di questi hanno fatto retromarcia. Ma lo dovevano. Ma non dovevano neanche cominciare, capisci? Perché io sono contro il concetto di quello che dice che una volta non erano stupidi. Questo è sbagliatissimo. Perché tra 100 anni io sarò uno di una volta. E quindi chi ci sarà fra 100 anni non può dire che uno come me era stupido, perché io mi sono impegnato 15 ore al giorno, 20 ore al giorno per fare qualcosa di meglio. Fare il culo. Bravissimo. E allora abbiamo dei vini fatti del 61, 64 di Bartolo Mascarello, Giacomo Conterno e tutto, che restano ancora oggi dei vini unici. Allora dov'è la stupidità? Erano più bravi loro perché non avevano niente, hanno fatto un grande vino. So Roberto says, you know, he doesn't really put himself in the traditionalist or the modernist, but he absolutely was never in the modernist camp because he doesn't agree with particularly those techniques that many of those producers today have renounced and are going back to, you know, really much longer fermentations, etc. But also, you know, he can't call himself a traditionalist either because, you know, whilst he, and you know, it's fascinating, the Dolcetto, the Barbera, and obviously the Nebbiolo and the Barolo in the great sites, they're all, you know, the Dolcetto is where Dolcetto has always been planted. The Barbera is where Barbera has always been planted, whereas many people have ripped the Barbera out in Nunziata and in favour of Nebbiolo because we get more money, obviously. But his high density planting, his low yields, that is not traditional. So, you know, he's Roberto is his own leading his, his own man, forging his own his own way. And he also just compared, you know, to wines from Giacomo Conterno from 64 or something that
they created something that is great, and you know, because it was natural, simple, but you know, something that was vineyard, well though. Done. Great vineyard as well. It's very important. The colours of the vines are quite mature early. They're quite mature red early, but then they don't necessarily change, and the wines age well. Is that a deliberately oxidative technique that he uses early on to stabilise the wines for aging, or is it just? Well, I would suggest it's certainly something to do with the variety. It's A, the variety, but it's B, if you've got the core of fruit, it can do that. Lui parla del colore che dice che è già come posso dire granato dall'inizio, non cambiano poi molto. Poi sta stabile il vino qua, il Nebbiolo. Quando il vino ha 4-5 anni raggiunge un colore che chi non sa può dire sembra quasi un vino più vecchio, no? Poi in realtà lui si stabilizza lì, sta così. Noi apriamo il 91, il 93, il 94, che se non fosse che abbiamo visto l'etichetta pensiamo un vino di 7-8 anni, 10 anni, no? Ma e lui dice che alcuni produttori hanno un prodotto molto più colorato quando è giovane, in questo, quindi... che cosa fai di differenza fra... Il vino che è più colorato? Questa è una domanda. È una domanda al quale è facile rispondere, ma è un po' impegnativa da parte mia. Ci sono diverse... io c'ho il mio motto che viva la differenza, questo deve essere chiaro sempre. Il problema sta nelle fermentazioni. Allora, noi possiamo fare una fermentazione con lieviti indigeni, una fermentazione diciamo naturale, no? Noi durante la fermentazione possiamo aggiungere gli enzimi che sono vanno in io non so preciso il meccanismo qual è, magari lui che ha studiato enologia lo sa. Possiamo aggiungere gli enzimi, possiamo aggiungere i tannini, questi vanno a creare un vino che è molto più carico di colore, molto più intenso. Però non è migliorativo, perché toglie la finezza, toglie la unicità, quelle sfumature etere che fanno un grande vino è un vino normale, però fanno un vino più colorato. Poi può anche essere, come sostengono quelli che usano la barrique nuova al 100% e mettono il vino già a novembre lì nella barrique, che questo crea un'ossigenazione che fa un colore più intenso. Però quando si trovano quei vini carichi di colore così, non sono mai migliori dei vini che hanno meno colore. So he's saying it could be well, it could be one of a couple of things. You know, some people would add enzyme and tannin, which can make the color deeper, particularly in youth. And he would say, you know, it doesn't necessarily make the wine better. And certainly, he believes that it would lose some of the wine's finesse and purity. The other thing is that, and I've heard this from others, that if the wine goes into small oak, particularly new oak, for the malolactic fermentation, then the colour will help to set a deeper colour. Però soprattutto sono gli enzimi che aggiungono in fermentazione. He says he believes above all though it's enzymes that are added in fermentation. Does so. It, does he use stalks at all? No. Raspe? No. No, tutto viene di raspato. Everything is 100%. Diciamo che abbiamo una pigiatrice che... io che sono sempre stato curioso nella mia vita e per chi è nato nel 1952 come me, io ho ancora visto tutto il vecchio mondo e poi tutto quello che è venuto dopo, il nuovo mondo, la tecnologia e tutte le migliorie che sono venute, no? Allora, noi abbiamo una pigiatrice che è di una ditta francese, la Vasselin Delta, no? Che è ritenuta sul mercato la numero uno come essere soffice, essere delicata. Però io che ho usato la pigiatrice che io e mio fratello facevamo girare a mano, quella è la più bella pigiatrice che ho visto nella mia vita. Però oggi non si lavora più con quella pesatrice lì. Ci impieghi 2 anni. Ci impieghiamo 2 anni a pesare l'uva, capisci? And Sally, what like average days on skins for like post-total fermentation? La fermentazione 15-30 giorni. Tra 15 e 30 giorni. Ogni annata ha un po' la sua storia.
Ora, 15, sorry, 15 to 30 days. Sorry. Tornando al periodo del modernismo, che è cominciato con la vendemmia 91, no? È durato 12-13 anni in assoluto. In quel periodo lì sono stati fatti tanti vini che hanno avuto un impatto sul mercato anche forte, no? E hanno anche avuto dalla stampa americana dei punteggi altissimi, no? Ora tutti questi produttori hanno fatto un passo, due passi, tre passi indietro, no? E quindi è stata un'epoca, non dico sbagliata, ma è stata un'epoca, direi, forse inutile. Sorry, go. There's a couple of questions that come to mind. So the first one Chris was asking is that with the fermenters, is it a submerged cap or not? So that's the first one. The rotary fermenters you're talking about? No, submerged caps. So the caps are while it's there for 30 days, is it fully submerged cap or is it just pumped over? No, he was talking, sorry, I probably haven't translated. No, he talked about doing two manual pump overs every day. Yeah. But so there's nothing holding our skins down. Non credo. Yeah, yeah. Non fate con il capo submerged. Noi in realtà abbiamo tutte botti piccole, la più grande ci sono 3.000 kg di uva dentro, ma anche solo 2.000-1.500. Quindi si forma un cappello che non è più di 50-60 cm come spessore, e quindi con questo sistema di fare i rimontaggi manuali noi abbiamo un tubo di gomma con la pressione che possiamo regolare, e guardando la luce possiamo, facendo tutti i giorni questo, il cappello non si compatta, no? E viene lavato molto bene però questo lo puoi fare manualmente. Yeah. He's just saying that because the tanks they have are very small, the cap never gets more than 50 to 60 centimeters deep, and because they're pumping over twice a day, so it's always wet. So. E neanche non facciamo più di 30 giorni di fermentazione, non teniamo più di 30 giorni, anche solo 25, il mosto con la buccia. Perché dopo prende l'odore della buccia che è vegetale e toglie la frutta. So they never have the skin contact more than 25 to 30 days because he thinks that then they get this character in the that is more vegetal than fruity. Non dico che fa un vino peggiore, però noi facciamo tutto il lavoro nel vigneto perché il vino abbia questa polpa che sentite quando si beve il primo sorso e poi mantenga questa frutta. E quindi fino a 25 giorni, 30 rarissimamente. Poi anche se avesse ancora qualche grammo di zucchero, lo separiamo, lasciamo stare che finisce poi da solo senza le bucce. Because they've done all that work in the vineyard and the fruit is so juicy and flavoursome, they want to retain that. So even if it hasn't fermented dry at 25-30 days, they will usually separate the skins off. Because they're still sweet sometimes. Yeah. But oh well, they'll obviously finish it off, yeah, but they'll separate before they do that. Yeah. Yeah. So Roberto, pour moi, quand je fais le pressoir, oui. Les premières, j'ai utilisé les nez, oui. Après les mains, oui, 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 oui. Et après les goûts. Oui, oui, oui. Et pour toi? Mais lo faccio tradurre da Sally. Allora, noi fino alla vendemmia 2010, quando separavamo il vino dalle bucce, poi facevamo, come dice lui, una pressatura di 20 minuti, sufficissima, e quella piccola parte di vino lì lo mettevamo insieme all'altro. Ora, dalla vendemmia 2011, non facciamo più così. Sviniamo, separiamo quando apriamo il rubinetto basso, lasciamo che scola al massimo un'ora. Tutto il resto lo mettiamo da parte, non lo mettiamo più insieme a quello che andrà in bottiglia. Difatti dal 2011 in avanti i nostri vini sono ancora più setosi, hanno ancora più finezza. So he's saying that from the vintage 2011 he believes the wines are more juicy or silky in texture, because up until that time they used to give the wines, after they took them off skins, they give the skins a very gentle press for about 20 minutes.
But now they don't do that anymore. They just open the tap for a good hour or so, but absolutely no press now. And he believes the results are the wine is more silky. And, che noi quando prendiamo le bucce li mettiamo nella pressa non con le con la pompa che spinge, tutto manualmente, tiriamo giù a mano dentro un contenitore piccolo da 20 kg e poi con la a spalla lo mettiamo dentro. Però questo movimento delle bucce che sono 15-20 giorni che sono lì, magari qualcosa si rompe, il vino poi dopo sa un po' quell'odore di vegetale. E quando lasciamo scolare sotto, fino a un'ora ha lo stesso profumo, lo stesso gusto del primo, è dolce, rotondo, setoso, pieno di frutta. Dopo un'ora comincia un po' a sapere quell'odore di vegetale, l'odore della buccia. So, once upon a time they used to manually take the skins out, and he felt that that also caused some damage in the skins that also led to that vegetal character that they don't like. So by just opening the tap and letting it run out, after an hour they get that same vegetal character that they don't like, so they stop. So after 11, from 2011 on, there's going to be sort of a mini dramatic change in their style to a more silky style, because that's quite a dramatic change. Yeah, well, you know, maybe that's why the 11s are so... appealing, you know. No, maybe it contributes. Not extracting them as much as well either by that's doing right. That. So, you know, probably got the tannins there, so it's in. That's interesting. I didn't know that. You do notice the difference between the 09 and the 11. I'm not a candidate, but I reckon in this forum, there's an argument for the canning, because some of these wines open dramatically in 10 minutes. No, but that's Roberto was speaking the other day, I can't remember if it was yesterday or the day before, about how, you know, if you have the possibility, obviously, when you open a bottle yourself, you know, to just, what he does is, you know, just pour small amounts, because over the evening... That's part of the pleasure. That's right. Part of the pleasure is in this setting. I always pour a big glass. Praticamente, ci sono ancora tante di quelle cose che potremmo parlare fino a mezzanotte. La questione è che quando noi abbiamo fatto tutto questo, poi dipendiamo dal tappo. Capisci? Questa è la questione. E allora noi nelle nostre bottiglie non trovi quasi mai una bottiglia che ha il sapore di sughero, perché noi ogni anno prendiamo 1000 tappi della partita che vogliamo usare, riempiamo 1000 bottiglie di dolcetto o di nebbiolo a marzo, lo lasciamo lì fino a giugno, quindi aprile, maggio, giugno, 3 mesi, poi dopo stappiamo 1000 bottiglie, sempre 3 bottiglie per volta, una a confronto con l'altra. E quindi ce n'è sempre una fantastica, le altre due se la devono guadagnare. E se c'è qualcosa che non funziona, cambiamo partita. Il problema sta poi a 7, 8, 10 anni, se il sughero è veramente di alta qualità, denso e compatto, che le bottiglie sono tutte uguali. E allora in questi anni siamo anche noi incappati in qualche volta con un sughero che era un po' largo, un po' spugnoso ed era fantastico, non sapeva di sughero, però le bottiglie a 7, 8, 10 anni magari una era lì, l'altra era qui. Però questo prende tutto il mondo del vino, anche la Romane Conti, anche Audrion, anche capisci? Well, he's just talking about because closures haven't come up, and one of the things that he didn't just say now, but I can say that, you know, if he's very open to screw cap for his the three entry-level wines, Dolcetto, Barbera, Nebbiolo. But at the moment, they've still got too many markets who don't want it. I was just saying that this is not what Roberto has just said just now, but I just thought I'd mention it so that we get it over with, because there's bound to be a question. Roberto is very open. He said if he didn't have markets that didn't want it, he would go to Screwcap for the Dolcetto, Barbera, Cerretto, Nebbiolo, Lange tomorrow. But
No, sto dicendo che quella sì. Che mi ha detto prima. Proviamo i tappi. Sì, no, no, dopo, adesso... Però sì. Facciamo queste 1000 bottiglie e prendiamo Nebbiolo. No, no, ho solo se detto quello, adesso sì. Adesso spiego per la... Sì. Ma no, so after, no avevo detto che non ha detto questo adesso, sì, sì, sì. Solo per evitare le domande, no? Ah, sì, sì, va bene. Ormai sei tutto, sai tutto, puoi dire tutto, So what, I just wanted to explain what Roberto was... Hold on, wait, can you let Roberto, he's got a few more minutes with us. I was just going to say, what he was talking about with the corks is they do take it very seriously though. I mean, if you have a look at the corks on the table, they're beautiful. And he was explaining that what they do in March is bottle 1,000 bottles of Dolcetto or Nebbiolo, something, one of their entry-level wines with... tre diversi tipi di tappo, no? Allora prendiamo un vino solo, questo è un Nebbiolo, poi prendiamo 1000 tappi, sì. Prendiamo 200 per il formato del Magnum, quindi 28-55, 28 di diametro, 55 di lunghezza, 200 per il formato della bottiglia da Barolo, 26-55, sì. 200 per il Nebbiolo Dolcetto Barbera, 50 per 26, 200 per il Magnum, 100 per la bottiglia da 3 litri e 50 per la bottiglia da 12 litri. Ho capito. So they bottle 1,000 bottles of one of their entry level wines with the cork, all of 200 or 250 of each of the different sizes that they bottle, being the Magnum or bottle. And the Barolo and Nebbiolo Lange, for instance, they would be a different size cork. And also they do bottle some 3 litre and 9 litre for their personal cellar. Tutti I vini sono troppo caldi. And then after 3 months, they open the bottles, three bottles at a time to control the quality of the corks. 4 gradi più basso. And you know, obviously if there's any issues, if there's any variation, then they discuss and work with the batches that are obviously going to give them the best result. Allora, nei nostri vini rarissimamente trovate una bottiglia con sapore di sughero, però qualche volta ci è successo anche a noi, di magari in qualche vendemmia, di avere una partita dove a distanza di 8-10 anni ho trovato una bottiglia da 100 centesimi, una da 95 e una solo da 90, no? Però succede a tutto il mondo, non solo a noi. Will he though put his the Lange Neb and the Dolcetto under Screwcap? At least for Australia. Lei domanda se prossimamente metteresti il Dolcetto, Barbera e Nebbiolo sotto tappavito per l'Australia. Io, per favore. Io lo farei subito, solo che la legge non lo permette da noi. Altrimenti no, per quei vini sì, è possibile. Puoi fare con Lange Dolcetto, sì, Lange Nebbiolo. Sì, quella che chiedi, no, non per il Barolo. Non per il Dolcetto d'Alba e non per la Barbera d'Alba. No, ah, no? Potremmo fare solo Lange Nebbiolo. Only the Nebbiolo Lange is the only one that he could do. Non per Dolcetto d'Alba e non per Barbera d'Alba. Si può fare per quei vini lì, però bisogna chiedere un'autorizzazione speciale. Magari dove c'è il monopolio. Tipo come può essere il Canada, come può essere quel tipo lì. The Masterclass Nebbiolo. Io guarda, Dolcetto Barbera Nebbiolo sono favorevole al tappavite sempre. He's very keen. 10 anni il vino è fantastico. Sì. Per il Barolo gli altri vini no. Per una questione può anche essere che a 20 anni o 30 mantiene il vino straordinario, Può anche essere. Però è per una questione più di testa. Perché quando apri una bottiglia di un grande vino, chi è appassionato di vino ha questa bottiglia là, poi la tiene lì perché sa che una sera fa una sera speciale e quindi c'hai anche un po' l'aspettativa di speriamo che non sappia di tappo, che sia qui. Cioè, perché il vino, un grande vino, alla fine, se gli togli la componente romantica di una storia, che cos'è un vino? Niente. Cioè un vino è un grande vino quando dentro il bicchiere c'è, però se non ha una storia, che cos'è? Niente. Se tu ti metti davanti a una bottiglia che ha 20 anni, no? Sì, prendi sì, questa bottiglia, trac, sviti e bevi, niente.
Invece il rito di togliere la capsula, di avvitare, di togliere il tappo, annusare e sperare che non sappia di tappo, che la bottiglia... E quello è il problema, capisci? Sperare, speranza. Oppure sperare che il tappo lo ha conservato bene. C'è anche quello. E se se non è niente. D'accordo. Dai, descrivi okay. Questo qua. L'ultimo vino, Barbera. Questo qui è Barbera... Adesso i vini si sono scaldati parecchio, no? Io preferisco con 4 gradi in meno, più freschi. Io se vi spiego come piace bere il vino a me, no? A me piace 14-15 gradi nella bottiglia, aprire quando si può le bottiglie 4-5 ore prima, toglierne un pochino per assaggiare e poi bere la bottiglia lentamente. Poco vino nel bicchiere, massimo così, non di più. E poi versare spesso, un sorsino si beve, trac, di nuovo. E sulla bottiglia, questo si può fare in casa con gli amici o anche al ristorante volendo, no? E noi scegliamo 5-6 bottiglie che apriamo, poi fare un primo tempo, un secondo tempo, terzo tempo, non prendere la bottiglia, opla, berla tutta, sbagliatissimo. Si fa un primo giro, si va giù di tanto così e c'è un vino che uno è su, l'altro giù, uno è più chiuso, l'altro più aperto. Al secondo giro cambia completamente la storia. Al terzo giro, quando c'è solo più tanto così di vino nella bottiglia, quello è il momento della verità. Ci sono dei vini che erano chiusi e diventano straordinari. Dei vini che se erano straordinari magari fanno il contrario. Allora, questo vino qua è il... Questo vigneto è vicino alla frazione Annunziata del comune di La Morra e da sempre è stato ritenuto la più bella collina per fare la Barbera. Ora negli ultimi anni tutti i vigneti che c'erano di Barbera attorno a noi sono stati tolti e hanno messo il Nebbiolo per fare Barolo perché rende di più. E il nostro è l'ultimo vigneto che è rimasto lì ed è il primo vigneto che io ho fatto con 8.000 piante per ettaro. L'abbiamo fatto nel 1990. Perché la Barbera è un vitigno fantastico, solo che l'uomo lo ha rovinato per 30 anni, o anche 40 forse, perché è un vitigno molto generoso che tende a produrre molto. E quindi facevano delle valanghe di vino, delle valanghe di uva, e quindi il vino non poteva essere buono. Però in un vigneto particolarmente di 60 o 70 anni dove si produceva pochissimo, o quando capitava che grandinava, come vi ho spiegato prima, quando la vite aveva solo 4-5 grappoli così, faceva un vino magnifico. E allora io che sono curioso, ma già da quando ero piccolo, qualche volta che ho beccato quel vino lì, ho detto porca miseria che vino fantastico. Allora ho fatto questo vigneto, 8.000 piante per ettaro, 4-5 grappoli piccoli così, e lì è partita la storia. Quando noi abbiamo prima vendemmia doveva essere il 94, ha piovuto e l'uva è marcita tutta, ha preso la muffa, niente. Poi doveva essere il 95, ha grandinato e quindi non abbiamo raccolto niente. Poi è venuto il 96, è il primo anno che abbiamo fatto quel vino lì. Allora quando quelli che venivano nella cantina da noi facevano assaggiare questo vino, tutti restavano così e non credevano, non pensavano che fosse Barbera, no? Allora qualcuno mi diceva no, devi fare la mezza bottiglia perché così tanti lo possono bere. No, ho detto io questo vino lo voglio mettere in un magno da un litro e mezzo, che chi comprerà questo vino è uno che lo terrà là e lo berrà in un momento fantastico. So this vineyard, as I mentioned earlier, Roberto is, it was the vineyard and also the vineyards around it was traditionally a Barbera area, but most of the Barbera, almost all apart from his vineyard, has been replanted to Nebbiolo, which is easier to sell, or more commercially, financially profitable. So he planted this vineyard in 1990. It was his first high density vineyard, and it's planted in a sort of alberello. So with 4 or 5 canes that come up or that are tied together, but still only with 4 to 5 bunches per, and the same low yield of around 0.5 kilo per vine. So the first vintage should have been 1994, and it rained and was completely lost to rot. 1995, it hailed. Completely lost. So finally 1996 was the first vintage from this vineyard. And
people were amazed at because, you know, like many others, he believes in Barbera as a variety, but for a variety of reasons it had got itself a pretty poor reputation. So by planting it on a great vineyard site, you can produce a really powerful but fine, elegant Barbera. And he said somebody had said to him, why don't you bottle this in a half bottle so that lots of people can drink it? And he said, no, I'm bottling it in a magnum. Yeah. Because this is a Barbera for an occasion. So. Mm-hmm. It is quite amazing how 2005. Yeah. Yeah. People yesterday senza could not believe senza anima. How youthful, vibrant. Yeah. This one looks even better than this. Oh, lo puoi bere da solo. Il vino non si beve da solo. Un grande vino non bevi mai da solo. Le bottigliette di piccoli sono rari. Allora, la bottiglia, se apri una bottiglia ti metti almeno in due. Un bagno ti mette almeno in quattro. Minimo. Allora, io ho fatto anche lo Chardonnay nella mia vita. No, abbiamo più. Abbiamo fatto lo Chardonnay dal 91 al 98. 91 to 98. E il vigneto dove avevamo lo Chardonnay? Sì. Era dove ai fossati. Ah, the Chardonnay used to be in fossati. Quando noi nel 91 abbiamo comprato nell'89 abbiamo comprato il primo pezzo di 6.000 metri quadrati di fossati, c'era già il nebbiolo. Erano tempi completamente diversi da quello che è venuto dopo. E a me piaceva anche lo Chardonnay. Allora io ho tolto il nebbiolo e ho messo lo Chardonnay. E ho fatto un vino straordinario per 8 anni. Poi mi sono stufato. Perché noi abbiamo Barolo e Barbera, sempre Barolo, Barbera, Barolo, Barbera, Barbera e Barolo, dopo un po' io mi annoio un po', no? Allora volevo fare qualcosa di diverso, ho fatto per 8 anni lo Chardonnay, ho fatto un vino fantastico, oggi c'è ancora qualche bottiglia in giro, io ho bevuto due del 97, 2 anni fa, quindi aveva 97-2013, aveva 16 anni, era veramente un vino incredibile, sembrava di bere un Corton Charlemagne. Poi ho bevuto il 98, sempre alla cieca dentro una caraffa, me l'ha dato un tipo col ristorante. Cosa succede? Che quando noi abbiamo fatto lo Chardonnay, 91, facciamo una bottiglia per una pianta. Venduto nel 92, dopo 10 mesi di legno. Il prezzo era 15.000 lire per una bottiglia. Vendavamo il Barolo 87 con 4 anni, con mezza bottiglia per pianta per 18.000 lire. Lo Chardonnay rendeva 3 volte di più del Barolo. Però cosa succede? Che nella nostra regione, giustamente, tutti quelli che vengono là vengono per il Barolo, per la Barbera e per il Doceto. Quindi noi abbiamo venduto questo vino benissimo. Poi improvvisamente il mercato è sceso, io mi sono divertito, mi è piaciuto e ho tagliato tutto e ho rimesso il nebbiolo. So he's saying when he first bought the Fossate vineyard, it was planted to Nebbiolo, and he decided he wanted to make a Chardonnay, so he did plant to Chardonnay. And after 8, 9 vintages, also because, you know, the Chardonnay in the meantime earned him 3 times as much as the Nebbiolo at the time. But then he decided, well, most people come to my region for Barbera, Nebbiolo and Dolcetto, so I'm going to replant with Nebbiolo. Diciamo che fosse oggi avrei capito una cosa fondamentale, che non avrei dovuto vendere quel vino lì al secondo anno, ma l'avrei dovuto vendere dopo 7-8 anni o anche 10. Allora avrebbe avuto quello che si meritava, capisci? E noi facciamo una piccola quantità di Merlot. Dal 2010 abbiamo deciso che quel vino lì lo venderemo quando avrà 10 anni, perché venduto giovane, che facciamo lo stesso lavoro del Barolo, della Barbera Pozzo, però se noi lo vendiamo al terzo anno, al quarto anno, se noi abbiamo tutti i Baroli, poi abbiamo la Barbera Pozzo, poi abbiamo il Merlot, arriva sempre terzo, sempre terzo, non arriva mai secondo ma il primo. Ma se noi lo vendiamo dopo 10 anni, come si bevono i vini a base fatti con l'uva Merlot del Bordolese, allora quella sarà una storia differente. E il vigneto dove è? Di Merlot abbiamo il vigneto, ce l'abbiamo alla Pissota, dove abbiamo anche i vigneti di Dolcetto.
So the Merlot is una piccola parte Fontanazza. So the Merlot is planted close to where the Dolcetto is and also close to Fontanazza, which is one of the vineyards for the Nebbiolo Langhe. And so with the Merlot from the 2010 vintage, and it's not a wine that we have imported, but the from the 2010 vintage, they're actually going to, it's going to be a 10-year release. So it'd be, because they found that when they had Barolo, Barbera and Merlot, the third choice was always Merlot. So he feels that if he releases it at a time, that it will be more in line with the... Ma d'altra parte nella zona in Francia dove fanno il Merlot, nessuno beve un Merlot giovane, nessuno beve un vino di Bordeaux giovane. Well, he's saying in Bordeaux, you know, you would never drink a Merlot that young, so or not a not a great Merlot. So, you know. So peut-être il faut pour Arianeco, Nero d'Avola. Ci sono tanti vitigni che farebbero un vino buono. Allora io quello che penso è che nessun vitigno farebbe un vino cattivo. È l'uomo che fa un vino cattivo perché sbaglia. Perché tutti i vitigni che ci sono nel mondo, messi nel posto giusto e facendogli produrre poca uva, farebbero un vino straordinario tutti. Qualche vino durerà solo 5 anni, solo 10, pochi hanno nel DNA di andare a 30, 40 o anche di più come anni. Però nessun vitigno farebbe un vino mediocre, solo che è l'uomo che sbaglia. Noi ad esempio nella nostra regione quasi tutti i produttori fanno lo Chardonnay, nessuno fa un grande Chardonnay, quasi nessuno, perché abbiamo messo lo Chardonnay, tranne il mio caso, in basso dove non veniva l'uva, dove c'era la frutta, non puoi fare un grande vino, capisci? Ma se tu metti lo Chardonnay in un vigneto a metà collina, vicino ai 400 metri, che fa sud-sud-est, e poi fai, io dovessi rifare lo Chardonnay oggi, farei un vino straordinario, molto meglio di quello che ho fatto, che oggi è buonissimo, però farei il vigneto a 10.000 piante per ettaro, come hanno fatto in Borgogna da sempre, dove è la patria dello Chardonnay, no? Adesso io non conosco l'Australia, non posso dire dei vostri vigneti, delle vostre zone, no? Però farei un vigneto con le viti coltivate basse, perché se là per 150 anni, 200 anni, hanno avuto questo sistema di coltivazione, e perché quello che funziona di più fa un vino di qualità superiore. Quindi farei un vigneto di nuovo ai fossati la serra, che sarebbe un posto giusto, pieno di sassi, come hanno a Pugliese, quei posti lì. Le viti basse, levate alte così, alberello, 4-5 grappolini lunghi così, farei un vino straordinario e lo venderei dopo 5-10 anni. He thinks that every variety, you know, has its own potential if it's planted in the right site, it's yielded low, it's treated well in the vineyard. It's really, you know, it's Però human error that will not create a good wine. Obviously, some wines have the DNA that will make them, you know, live longer, etc. But però è anche non lo rifarei più, perché è anche giusto che di ogni zona ha il suo vitigno principale, i suoi vini principali. Allora lo vado a comprare in Borgogna e va bene così. Thank you. Thanks very much. Yeah. We do need to. Grazie a voi.